Allora, buonasera intanto. Trattiamo un paio di interrogazioni che hanno già avuto risposte. Consigliere Lanzoni, interrogazione numero 15, presentata dalla lista civica del Sesto nel Cuore, relativa all'illuminazione pubblica. Prego, se la vuole esporre un attimo. Sì, buonasera Presidente, buonasera a tutti. L'interrogazione relativa ai lampioni stradali era stata fatta in merito a delle segnalazioni che alcuni cittadini mi avevano fatto osservando il cambio di alcuni lampioni in alcune vie della città che andavano a sostituire il corpo illuminante classico, diciamo, con ancora uno stesso corpo illuminante. E quindi ovviamente mi chiedevano se sapevo perché comunque venivano sostituiti i lampioni quando a parità, diciamo, di illuminazione non vedevano un beneficio. E dall'altro lato invece mi facevano osservare dove in alcuni punti, come ad esempio su Viale Casiraghi, la sostituzione dei lampioni a LED che era stata fatta comunque dava una percezione, diciamo, di scarsa illuminazione. Partendo da questo punto, effettivamente anch'io ho avuto quell'impressione sulla parte di illuminazione a LED, ma questo molto probabilmente è dettato dal fatto che il lampione si trovava al di sopra della copertura del verde degli alberi. Adesso si nota meno, ovviamente, perché sono spogli. E l'osservazione, ecco, era stata questa. Grazie, risponde l'assessore Piano. Prego. Grazie signor Presidente, buonasera a tutti. Sì, io ho avuto modo di analizzare l'interrogazione della lista Sesto nel Cuore. Abbiamo risposto facendo presente che gli apparecchi che sono stati sostituiti, installati, solo apparentemente sono uguali a quelli, come dire, vecchi. In realtà sono stati sostituiti gli alimentatori, stiamo parlando di alimentatori che consentono una riduzione del risparmio energetico, il cui costo è esclusivamente a carico dell'operatore. Noi oggi siamo nella condizione per cui stiamo procedendo a una rigenerazione di tutto l'impianto di illuminazione pubblica a seguito dell'accordo che abbiamo sottoscritto con Enel Sole, nel quadro di quello che è il nostro documento generale sulle azioni strategiche per il risparmio energetico. Dovremmo riuscire a completarlo integralmente per settembre e prevediamo complessivamente, siamo già a buon punto, di cambiare con gli apparecchi tradizionali, con quelli a LED, circa 719 corpi illuminanti su 1656 apparecchi che andiamo a sostituire ex novo. Dopodiché abbiamo la rigenerazione di cui lei parlava prima e stiamo parlando di circa 3317 apparecchi che andiamo a sostituire, così come sono previste delle sostituzioni dei gruppi di potenza e una serie di come dire, modifiche a quello che è l'apparato. Stiamo parlando ad esempio degli orologi astronomici che abbiamo reintrodotto perché ci consentono di acquisire un ulteriore risparmio energetico. Cioè siamo nella condizione dove a settembre del 2015, per rispondere anche a quello che era un impegno che ci siamo dati in Consiglio Comunale, passiamo da un consumo iniziale di 5.034 megawatt all'anno a un consumo finale di 3.238 megawatt, realizzando un risparmio energetico complessivo sulla città del 35%, che credo possa essere un risparmio importante e considerevole e l'inizio di quelle azioni diciamo, di carattere energetico per il contenimento di quello che è il costo complessivo, sia sotto il profilo economico che sotto il profilo ambientale, che l'amministrazione si è data sin dall'inizio. Per quanto riguarda gli apparecchi a LED, io le posso dire, parlando anche della mia precedente esperienza in energie locali, che era la società che come dire, ha per prima sperimentato i LED nel Viale Marelli, certamente quel tipo di temperatura rispetto al sodio alta pressione dà una percezione diversa, al di là delle piante che certamente sono una concausa
effettiva che può come dire, generare una luce apparentemente più debole, però il cambio dal sodio a alta pressione al LED genera quel tipo di disagio iniziale nel cittadino. Noi dove lo abbiamo sperimentato lo abbiamo trovato. Le ultime temperature sembrano anche, lo abbiamo riscontrato, le ultime temperature sembrano anche più calde rispetto a Viale Marelli, dove abbiamo una luce magari fredda, e dovrebbero attenuare quel livello di percezione che abbiamo notato, ma abbiamo notato anche quando siamo andati a rifare l'impianto in via Dante. Quando si mettono i LED, normalmente la gente percepisce una illuminazione più bassa. A questo si aggiunga anche il fatto che normalmente noi andiamo a cambiare dei corpi illuminanti per metterli a norma con quella che è la legge regionale, che non prevede più una proiezione verso l'alto della luce, ma prevede una proiezione verso il basso. Questo determina evidentemente che c'è meno dispersione, ma anche qui abbiamo un livello di percezione luminosa che è certamente più basso. Il tema di andare comunque nella direzione del LED è una cosa che, su cui ci siamo impegnati, e come le ripeto, puntiamo a sostituire circa 719 apparecchi. Ci aspettiamo altre lamentele di quel tipo. Tra l'altro adesso stiamo pianificando un'azione per cambiare anche tutte le luci nei portici, e anche lì probabilmente all'inizio avremo una percezione di minor luminosità, ma questo ovviamente è un prezzo che paghiamo anche per arrivare a conseguire quel risparmio che è del 35%, e io credo che sia considerevole. Consigliere, c'è la facoltà di dichiarare se è soddisfatta della risposta. Sì, sono soddisfatto. Volevo solo aggiungere che su Viale Casiraghi la percezione ovviamente di scarsa illuminazione era dettata dai tre fattori, ovviamente quello che ha detto e quello che ho potuto appurare anch'io, perché adesso non si nota, però di fatto molti alberi del viale sono al di sotto del corpo illuminante. E dall'altra parte notavo che effettivamente sul palo, diciamo, dove ci sono i due LED, quello che da una parte dovrebbe illuminare l'ambito del marciapiede, ovviamente si trova a illuminare prevalentemente le auto parcheggiate, come del resto l'altro LED che dovrebbe illuminare la strada non c'è lo sbraccio, quindi l'unione di questi tre fattori porta a questo. Comunque mi ritengo soddisfatto. Grazie. Passiamo l'interrogazione numero 8 presentata dal consigliere La Miranda, relativa alla moschea di via Trento. Prego. Grazie signor Presidente, sempre tempestive le risposte dell'amministrazione. È un fatto che abbiamo segnalato a settembre e in cui avevamo ricevuto, io e il consigliere Di Stefano, delle segnalazioni sulla apertura abusiva di un centro di preghiera moschea in via Trento in un capannone. E allora sulla base di queste indicazioni avevamo posto una segnalazione all'ufficio tecnico e all'amministrazione stessa, chiedendo appunto se questo intervento risultasse essere già stato autorizzato, se nel caso positivo che cosa era previsto come tipologia di intervento, in caso negativo quali provvedimenti adottava o aveva intenzione di adottare l'amministrazione, chi aveva, avevamo chiesto, incaricato poi dell'esecuzione dei lavori, chi formalmente era il conduttore, chi era il proprietario, quindi una serie di notizie che poi successivamente hanno trovato anche riscontro sulla carta stampata, e su questo abbiamo chiesto appunto all'amministrazione di intervenire. Grazie. Grazie a lei. Risponde l'assessore Marini, prego. No, penso che l'interrogazione, la risposta all'interrogazione sia abbastanza chiara. L'unico elemento, non sono mai stati formalizzati richieste di utilizzo per il al fine di luogo di culto l'utilizzo dell'immobile. Sono stati fatti dei lavori di adeguamento, soprattutto la messa
in opera dei bagni, se non sbaglio, peraltro senza preventiva comunicazione, che è stata subito sanzionata. Della cosa poi, per evidenti motivi, la cui come dire, norma e legislazione è abbastanza definita, non da ultimo dalla legge regionale che ha recentemente modificato e indotto la disciplina rispetto alle nuove edificazioni, permane il procedimento amministrativo per la mancata segnalazione delle opere di manutenzione ordinaria, non aggiungo nulla di più. Grazie. Consigliere La Miranda, prego. Grazie, ringrazio per la precisazione. So che entro il 28 ottobre doveva essere definite le risposte, o il 28 novembre, se non ricordo male, dovevano essere definite da parte della proprietà le motivazioni ad integrazione della procedura amministrativa. Non conosco l'esito della procedura amministrativa, pensavo che me lo dicesse lei stasera, però vabbè, farò l'accesso agli atti e in conseguenza di ciò poi verificherò cosa l'iter amministrativo, come si è concluso. Grazie. Grazie al consigliere La Miranda. Sì, abbiamo il tempo di farne un'altra. La numero 6, consigliera Franciosi, è la sua. Relativa al parcheggio in struttura in Sile in Viale Gramsci 757. Possiamo anche farlo il prossimo consiglio, come vuole lei. Prego. Grazie Presidente. Allora, in realtà questa è una reinterrogazione di una interrogazione che avevo presentato l'anno scorso. L'interrogazione l'anno scorso riguardava il parcheggio che è situato in Viale Gramsci e chiedevo, visto che appunto non era ancora nelle disponibilità del Comune, allora chiedevo che intenzioni si aveste come amministrazione per riavere avere finalmente questa struttura nelle nostre disponibilità, anche perché in previsione dell'apertura della fermata della metropolitana in quella zona, probabilmente un parcheggio comunale potrebbe essere un ottimo punto un punto dove poter lasciare la propria macchina per dirigersi poi in metropolitana in centro città a Milano. All'epoca, un anno fa, mi era stato risposto che avreste aperto un tavolo di contrattazione, insomma un tavolo di per un'apertura di dialogo con Autovilla e di conseguenza, a distanza più o meno di un anno, ho chiesto lumi in merito a questo tavolo, a quali fossero i risultati ottenuti e se appunto si era finalmente arrivati a una conclusione sull'asservimento dei parcheggi. Grazie. Grazie a lei. Anche qui risponde l'assessore Marini. Prego. No, rispetto al tavolo che avevamo, del quale sono state fatte diverse riunioni, non si è arrivati a un esito di fatto. E a questo punto, sul tema specifico, è stato aperto un procedimento in autotutela, che ha dei tempi suoi, non brevissimi, proprio anche a seguito, devo confessare, del richiamo della consigliera, nel senso che poi ci sono le risposte e via di seguito e si va spesso per vie legali a questo punto. Mi permetto solo di porre un interrogativo, ma è una riflessione più che un interrogativo. Quando ci sarà la metropolitana, bisognerà valutare attentamente se quel parcheggio sia meglio o peggio, nel senso che i parcheggi hanno sempre due funzioni, quello di essere utilizzato per e quindi portare un vantaggio
ma anche quello di chiamare le auto. No? Non so se lì sarà, ma questo non c'entra niente con i patti convenzionali che vanno rispettati o modificati. Grazie. Grazie all'assessore. Prego, consigliere Franceschi. Grazie Presidente. Allora, ci ritroviamo tra un anno per sapere che a questo punto andiamo avanti di anno in anno per sapere lo stato di avanzamento della questione. L'unica nota dolente, a parte appunto il non rispetto dei patti, però quello riguarda diciamo tutto un altro ambito, è la lentezza con la quale di nuovo ho avuto risposta su questo tipo di interrogazione. Perché già l'anno scorso ho aspettato veramente un sacco di tempo prima di avere una risposta ed era questo l'argomento e nuovamente per questo argomento ho dovuto sollecitarvi innumerevoli volte. Siccome trovo antipatico e non mi si addice neanche, anche se ogni tanto non sembra, però non è una cosa che amo fare, vi chiedo di non portare all'esasperazione i consiglieri per avere delle risposte alle interrogazioni, visto che è un nostro atto, è un atto dovuto fare interrogazioni e altrettanto rispondere. Grazie. Grazie. Allora l'interrogazione numero 16 e la 23, presentate rispettivamente dal consigliere Cremonesi e Di Stefano, vengono tolte dall'elenco in quanto hanno già ricevuto risposta. La 16 e 23. Allora, la parola al segretario generale per l'appello nominale. Prego, dottoressa. Aiosa, Antonioli, Bernardi, Boccia, Caponi, Chittò, Cremonesi, De Noia, Di Stefano, Foggetta, Franciosi, Gianvecchio, La Miranda, Landucci, Lanzoni, Nossa, Pastorino, Pennasi, Pietra, Romagnello, Teormino, Tittaferrante, Turraco, Tremolada, Vavassori. Sono tre assenti. 22. Allora risultano. Presidente, chiedo scusa, forse sono io che non mi ricordo più, ma siccome ho sentito il segretario che ha letto anche Bernardo, ma non l'abbiamo ancora ufficialmente proclamato consigliere, forse è stato già che c'è il prestampato pronto, però non credo che possa costituire numero legale ad oggi, finché non deliberiamo sulla sua surroga. O sbaglio? Mi risponde la dottoressa. Perché mi ricordo che gli altri due non erano in aula prima della proclamazione. Ho riportato nella proposta deliberativa consigliare la situazione specifica. Secondo una circolare ministeriale che ho recitato, la procedura che si applica in questa fattispecie è la stessa procedura di convalida degli eletti all'inizio. Eravate tutti quanti presenti all'atto della prima convalida. Lo stesso tipo di procedura si applica in questa fattispecie, perché non c'è stata la dimissione di un consigliere comunale con applicazione dei termini di 10 giorni, ma c'è stata una decadenza per accettazione della carica di assessore con la conseguente entrata in servizio ex legge del consigliere non eletto. Grazie. Quindi allora risultano 22 consiglieri presenti e 3 assenti. La seduta è valida. Bravissima. Come da per cortesia, come da prassi dobbiamo nominare 3 scrutatori, Vavassori, Romagnello e Lanzoni. Grazie. Adesso per cortesia
ci alziamo tutti in piedi per ascoltare l'inno nazionale, anche in galleria, grazie. Grazie. Allora, prima di trattare l'ordine del giorno, intanto voglio esprimere le mie vive congratulazioni al neo consigliere Mauro Bernardi e al neo vice sindaco Rivolte, che attualmente non c'è ma arriverà, augurando ad entrambi un buon lavoro nell'interesse sempre della comunità. E a tale proposito do proprio lettura dell'articolo 64 del decreto legislativo 267 del 2000, per fare più che altro chiarezza per tutti. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore, in questo caso il consigliere Rivolta, nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina e dal suo posto subentra il primo dei non eletti, ovvero il seggio rimasto vacante è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Quindi passiamo al primo punto con la convalida del consigliere comunale Mauro Bernardi, subentrato nel seggio rimasto vacante. Se nulla osta andiamo subito in votazione. Se non ci sono interventi lo mettiamo in votazione. Inizio votazione, prego. Due, sì. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 21, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevole 21. Il Consiglio approva all'unanimità. Per questa delibera è prevista la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Procediamo con la seconda votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 22, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevole 22. Il Consiglio approva all'unanimità. Di nuovo buon lavoro, consigliere Bernardi. Secondo punto, prima commissione consigliare permanente, provvediamo alla suroga del consigliere comunale Andrea Rivolta. Quindi sono state distribuite le schede, gli scrutatori provvederanno dopo a fare il conteggio delle schede.
Adesso il segretario fa la chiamata e ognuno provvede a inserire le schede nella apposita cassetta. Grazie. Allora, Aiosa. Bernardi. Boccia. Caponi. Chittò. Cremonesi. De Noia. Di Stefano. Foggetta. Franciosi. La Miranda. Landucci. Lanzoni. Nossa. Pastorino. Pennasi. Pietra. Romaniello. Teormino. Torraco. Tremolada. Vavassori. Allora, i scrutatori, consigliere Romaniello e consigliere Lanzoni, provvediamo alle operazioni. Prego. Allora, dallo spoglio risultano 3 schede nulle, 5 bianche, 14 consigliere Bernardi.
di fronte a questa votazione, proclamo eletto insieme alla prima commissione consiliare il consigliere Bernardi. Adesso proseguiamo con, per la seconda commissione, sempre attraverso le schede, grazie, alla seconda votazione. Sì, allora nel frattempo un attimo di attenzione. Per il secondo punto, per la nomina del consigliere alla prima commissione, è previsto, dobbiamo fare una votazione per alzata di mano, per l'immediata eseguibilità. Per l'immediata eseguibilità, prego. No, scusate, allora col sistema elettronico. Facciamo la votazione, prego, per la prima commissione. Inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti 21, contrari nessuno, astenuti 1, favorevoli 19, 1 non pervenuto. Quindi lo può dire al microfono, grazie. Favorevole. Grazie. Aiosa, Bernardi, Boccia, Caponi, Chittò, Cremonesi, De Noia, Di Stefano, Foggetta, Franciosi, La Miranda, Landucci, Lanzoni, Nossa, Pastorino, Pennasi, Pietra, Romaniello, Teormino, Torraco, Tremolada, Vavassori. Prego gli scrutatori. Prego.
Alla seconda votazione risultano 2 schede nulle, 6 bianche, 14 consigliere Bernardi. Quindi con 14 voti si proclama il consigliere Bernardi eletto in seno della seconda commissione consiliare. Adesso provvediamo alla votazione per l'immediata eseguibilità. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 17, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 15, 2 non pervenuti. Il Consiglio approva. Passiamo al quarto punto, struttura organizzativa del Comune di Sesto San Giovanni, linee guida, criteri e principi ispiratori della proposta riorganizzativa. La prima commissione ha deliberato 2 relatori, per la maggioranza il consigliere Vavassori, per la minoranza la consigliera Landucci. La parola al consigliere Vavassori, prego, a seguire la consigliera Landucci, grazie. Grazie Presidente. Questa sera viene portata in discussione e posta al successivo voto la delibera in merito alla struttura organizzativa, linee guida, criteri e principi ispiratori. La delibera ci è stata illustrata nella seduta di commissione di mercoledì scorso dal direttore del personale dell'organizzazione, il dottor Tranchida, che ringrazio per la chiarezza con la quale ha illustrato le slide che hanno spiegato molto bene la delibera. Le slide illustrate sono state inviate a tutti i consiglieri nella mattinata successiva, come da accordi presi in seduta di commissione. La commissione ha visto la presenza di numerosi dipendenti comunali, nonché dei dirigenti del segretario comunale, che ringrazio per la partecipazione. Dopo una breve introduzione del sindaco, il dottor Tranchida ci ha spiegato da dove nasce la delibera di questa sera, ovvero da una precedente delibera di giunta di giugno 2014, nella quale si cita: la situazione di bilancio dell'ente impone di contenere le nuove assunzioni nella misura massima possibile, anche al di sotto di quanto consentito dalla legge, limitando sia per il 2014 che per gli anni a venire la sostituzione del personale cessato dal servizio ai casi di infungibilità dello stesso e alle situazioni di estrema difficoltà alle quali non si possa provvedere alla mobilità interna. Appare altresì opportuno pervenire ad una progressiva e significativa riduzione dell'organico dirigenziale. Ha quindi illustrato il percorso fatto, ovvero una ricognizione per avere una fotografia della struttura alla data del 31 dicembre 2014, data che verrà presa a riferimento per eventuali paragoni successivi. A tale data risultano in servizio 740 dipendenti, di cui 20 a tempo determinato, 13 dirigenti direttori, 38 PO, 17 AP e un segretario comunale. Il costo del personale è pari a 28.110.000 euro, di cui parte variabile 3.260.000. È stata poi illustrata l'attuale suddivisione della struttura e la proposta futura, ovvero una suddivisione in 3 aree: area strutturale, area dei diritti di cittadinanza e della qualità dei servizi ed area tecnica. Ci è stato illustrato il cronoprogramma, ovvero la presentazione e relativo voto di questa sera, che in caso positivo vedrà successivamente il confronto, ovvero la presentazione alle organizzazioni sindacali della nuova struttura organizzativa, che si concluderà entro il 15 marzo 2015, e infine l'attuazione con le revoche e il seguente conferimento dei nuovi incarichi, che si ultimerà entro il 31 luglio 2015. Il dottor Tranchida ha quindi illustrato i principi ispiratori, ovvero efficienza, efficacia, economia, trasparenza e vicinanza. L'obiettivo è che questa riorganizzazione sia coerente con i processi di funzionamento dell'ente, sia più vicina alle istanze e ai bisogni di cittadini e delle imprese di oggi e di domani, e che porti a un intervento di natura strutturale.
Infine ci è stato illustrato il trend del costo del personale degli ultimi 3 anni con l'aggiunta del previsionale dell'anno in corso al netto delle cessazioni certe. In sede di Commissione, oltre a riconoscere la positività del lavoro svolto, sono state richieste principalmente 2 questioni. Una, di poter aggiungere le slide alla delibera in quanto più esplicite e complete della delibera stessa, e altra questione la meritocrazia. Entrambe le questioni vengono poi recepite dall'emendamento presentato dalla Giunta. Grazie. Grazie consigliere Vavassori. La parola alla consigliere come relatrice, consigliera Landucci, prego. Grazie Presidente. No, io volevo solo aggiungere quello che mi sembra essere stato il reale contenuto, no? Perché si tratta di una riorganizzazione che mette in evidenza una situazione di sofferenza e soprattutto, come dire, di problematicità della nostra struttura, a partire da quello che diceva il dottor Tranchida, che in pratica è una struttura con tante teste diverse tra di loro, che sono i vari direttori, senza un coordinamento e la costruzione di una piramide realmente efficiente ed efficace. Poi il dottor Tranchida ha fatto anche dei severi paragoni con i comuni limitrofi, da cui risulta che noi siamo estremamente più pesantemente strutturati e pesantemente costosi. Comuni chiaramente sostanzialmente analoghi al nostro, come per esempio Cinisello, dove sia i dirigenti che le posizioni organizzative sono in numero molto inferiore rispetto alla nostra città. Quindi mi sembra che la presentazione in commissione abbia, vuol dire, fatto emergere una situazione di grave sofferenza. Che fino a questo momento, almeno a quello che io sentivo da 10 anni, era sempre stata sostanzialmente negata. Anzi, a un certo punto il dottor Tranchida ha detto esplicitamente: c'è ancora molto da che si può tagliare. Quando tutti ci avevano sempre detto che si era tagliato al massimo, che l'efficienza era al massimo, che eravamo un capolavoro ammirato in tutta Italia e anche in tutto il mondo senza problemi. E poi soprattutto vorrei far notare che qualcuno ha domandato la situazione del centro diurno per disabili, domandando se è vero che ci stanno studiando le modalità di esternalizzazione. E allora il sindaco si è dedicato, ringrazio la giornalista Laura Lana che mi ha permesso di non andarmi a ricercare e ritrascrivere tutto che ha trascritto lei, si è già lanciata in un esercizio retorico di molto ampio e complesso di questo tipo. Un'esternalizzazione generica sui servizi non è nelle linee programmatiche di questa amministrazione. Sul centro diurno disabile non abbiamo ancora predisposto passaggi, né è stata effettuata alcuna riflessione all'interno della Giunta. Tuttavia ho richiesto un'analisi del servizio, dice il sindaco, dal punto di vista tecnico per verificarne il funzionamento, che a oggi non risponde appieno alle esigenze. Se si arriverà a questa proposta di esternalizzazione sarà poi il Consiglio Comunale a decidere, cioè la risposta era sì. Cioè tutto questo discorso era per arrivare a dire sì, ci stiamo pensando. Certo, non siamo ancora alla fase operativa, ma ci stiamo pensando. E penso che questo, più di tante altre cose, dia il segno di quella che è stata la riunione della commissione di mercoledì, cioè il segno di una svolta veramente a 180 gradi. Perché finalmente si pone mano, da quello che diceva dottor Anchida, a una ristrutturazione seria di una macchina che da troppo tempo non conosceva una riflessione sul suo funzionamento e che è sempre stata invece presentata come una macchina perfetta, no? Non c'è una volta in cui non ci siano stati profusi ringraziamenti, autoelogi, sottolineature, e devo dire che la commissione di mercoledì ha lasciato molto spazio e molte domande. E io spero che questo poi sia l'inizio di un cammino virtuoso, perché, come poi si dirà, sono anni che noi dicevamo queste cose, no? Quindi
credo che questa la mia relazione voglia mettere in evidenza la problematicità, perché la relazione del collega Vavassori è una relazione che praticamente fa sembrare questa cosa come una norma, l'abbiamo detto nella delibera di giunta, diceva semplicemente cerchiamo di organizzarci al meglio, questa volta c'è un'organizzazione pesante, riorganizzazione pesantissima. E quindi io credo che questo sia un passo davvero importante nella struttura del nostro comune e quindi credo che questo sia da ascoltare e da riflettere su quello. Naturalmente, c'è in tutta questa discussione che mi è sembrata molto seria, è intervenuto anche il collega Romaniello, che naturalmente, come fino al giorno prima, ringraziava tutti gli uffici per un perfetto funzionamento, adesso ha ringraziato il dottor Tranchida perché ha detto che non funzionavano. Cioè, devo dire che è stato un esercizio di retorica illuminante, devo dire, veramente illuminante, no? Per cui ci sono persone che sono, come dire, adulatori a prescindere, no? Chi parla dalla parte del potere deve sempre, bisogna sempre dirgli che è bravo. E quindi è stato un esercizio molto interessante dal punto di vista, direi, proprio antropologico, eh? Una figura antropologicamente molto interessante. Basta. Grazie alla consigliera Landucci. Apriamo la discussione. I consiglieri sono pregati di prenotarsi per intervenire. Ha chiesto la parola il consigliere La Miranda. Ne ha facoltà, prego. Grazie signor Presidente. Evito di chiedere il raddoppio dei tempi per non appesantire e vado nello spirito invece della riorganizzazione e della semplificazione anche dei miei interventi. Ma semplicemente stasera, anche perché la delibera è molto, diciamo, generale, quindi l'intervento deve limitarsi solo a una profonda riflessione politica sostanzialmente, perché i numeri poi magari li criticheremo quando vedremo la delibera di giunta che azzererà completamente gli incarichi e riassegnerà formalmente le varie posizioni organizzative e dirigenziali. Che dire, l'avevamo detto. Sono andato giusto per mio scrupolo, senza andare troppo indietro negli anni, a riprendere un paio di passaggi che avevamo fatto nel 2010 e nel 2011, quindi non tanto in là, ma neanche troppo a ridosso di questa decisione dell'amministrazione di rimettere in discussione la propria struttura organizzativa, dove appunto in occasione della discussione del bilancio del 2010 la consigliera Landucci, che all'epoca aveva anche la responsabilità di rappresentare tutta l'opposizione, indicò proprio la mancanza di prospettiva reale nel contenimento della spesa corrente come uno dei punti dolenti e al tempo stesso individuò anche una modalità operativa, o cioè quella di garantire in questo senso un'inversione spostando i costi dalla struttura della pubblica amministrazione a favore del cittadino, quindi gli impegni di spesa, meno spesa corrente, più spesa nei servizi e negli investimenti. Del resto, la stessa indicazione, molto più modestamente, fu fatta anche dal sottoscritto al bilancio di previsione, l'ultimo redatto dal buon di Leva, dove tra i tre punti strutturali di intervento evidenziai uno, quello che poi via via si sta realizzando, che è la disincrostazione degli elementi immobili che non servono più strutturalmente all'amministrazione e che devono essere messi sul mercato come snellimento da questo punto di vista, ma soprattutto individuai come terzo elemento dei tre che vennero proposti come proposta politica era lo snellimento dell'apparato dirigenziale tecnico con spostamenti di ruoli e competenze, valorizzando le specificità e inserendo appunto un livello di meritocrazia. Io credo che da questo punto di vista riassumano efficacemente la portata e il senso di quello che stasera si va a discutere, queste espressioni ricordate, che del resto hanno trovato conferma nelle affermazioni del dottor Tranchida, che tutto si può dire al dottor Tranchida, ma che non sia onesto anche intellettualmente nel riconoscere le cose. È certo che ha dovuto fare una premessa e ha detto non che fino ad oggi non andava bene, pur vero che
È un'affermazione di facciata, perché se andava tutto bene non era necessario intervenire. È che evidentemente la macchina così come impostata non andava bene perché costava troppo e non era efficiente. Era come avere, tra virgolette, a disposizione una Ferrari, ma si viaggiava alla velocità della 500 o cose del genere. Però ce lo dice poi effettivamente quali sono i problemi sostanziali. E l'ha detto, non siamo economici nel servizio. Il costo del personale che è tra i più alti rispetto alla media, questo sicuramente, così come il famoso rapporto dipendenti-popolazione, che chi segue da alcuni anni i lavori d'aula sa benissimo che sia uno dei punti fondamentali dei miei interventi, nel rimarcare sempre la pesantezza rispetto alla media. E mi ha fatto piacere che uno dei punti di intervento del dottor Tranchida siano stati individuati proprio anche nel richiamare questa voce così pesantissima, diciamo, nell'organizzazione. Ma che oggi si arrivi a fare un mea culpa, impropriamente così da me definito, non può esimermi dal comunque muovere dei rilievi a quella maggioranza che ha sempre governato questa città e che non si è mai posta il problema fino ad oggi di contenere la spesa corrente, cosa che non perché dici noi non rispondiamo di quello prima, no, perché anche le realtà che ci circondano, in primis Comune Cinisello, che è molto omogeneo rispetto alla nostra realtà, ha comunque tenuto nel corso dei vari anni con i vari sindaci, con le varie amministrazioni di centro-sinistra che si sono succedute sotto controllo questa spesa. Tanto è vero che nei numeri che ci sono stati forniti oggi a comparazione vediamo che sono molto più in linea sulla media nazionale, perché abbiamo posizioni organizzative che sono esattamente la metà di quelle di Sesto, i dirigenti lo stesso, e ovviamente l'impegno e l'incidenza soprattutto della spesa, sulla spesa corrente del costo personale sarà sicuramente, adesso non sono andato, mi diletterò andare a cercare anche queste percentuali, ma sicuramente sarà di molto e di gran lunga inferiore al 30% che è quello attuale della nostra amministrazione, perché poi dobbiamo ricordarci anche questo problema, che già la spesa corrente è uno zoccolo duro all'interno del disegnare il bilancio, se poi di questa spesa corrente il 30% è addirittura bloccato e vincolato per pagare gli stipendi, beh, vedete che i margini sono molto molto bassi. Questo però cosa consentirà sicuramente nella prospettiva? Diciamo che ho apprezzato, ed era mio interesse capire, e su questo ne do atto al dottor Tranchida, è una riorganizzazione che è fine a se stessa, cioè muore con la giunta Chitò, tra virgolette, e poi dopo chi arriverà dopo potrà di nuovamente cambiare. Certo, chiunque arriva può modificare tutto, ma quello che era il mio obiettivo era capire. È un intervento veramente strutturale che non sia solo di facciata, cioè è un intervento che poi porterà ad avere, indipendentemente da chi ci sarà a governare, che questo è il solito life motive di chi deve amministrare, cioè quando si vanno a fare interventi, quando si fanno decisioni fondamentali per la città e per l'amministrazione, bisogna non tanto anche e soprattutto sarebbe buona cosa concordarlo con tutte le rappresentanze politiche, ma predisporre dei modelli, degli interventi che possano sopravvivere a chi viene dopo. Nel senso che se sono efficienti io sfido chiunque che il successore vada a modificarlo, perché sarebbe un fesso, un allocco. E questo sia che sia di centro-sinistra o che sia di centro-destra nell'amministrare. Così come si deve riconoscere quando ci sono dei buoni dirigenti che siano inquadrabili sotto un'etichetta di una bandiera o sotto di un'altra, io credo che chiunque sia un buon amministratore non si priverebbe di questi dirigenti, ma se li terrebbe a sé e caccerebbe invece la malerba. Questa malerba però è frutto di una cattiva politica, perché oggi se ci sono così tanti dirigenti è perché qualcuno ha fatto clientelismo. Diciamocelo chiaramente, perché alcune figure rivestono alcuni ruoli non certo per meritocrazia e hanno anche determinato quello scoramento o quella disaffezione di quel personale invece che ha voglia di fare, di mettersi in mostra, ma che poi dice ma chi me lo fa fare se tanto poi non concludo nulla perché poi c'è tra virgolette l'amico di turno, il raccomandato di turno. Ecco, io spero che nella ristrutturazione si tenga presente anche questo. Inserire meritocrazia è una grande parola, è un grande concetto, un grande principio,
Poi bisogna avere la forza politica anche di applicarlo veramente, saper dire no anche all'amico, no anche al portatore di voti, perché si fa l'interesse della cosa pubblica, che è ben diverso da fare l'interesse di una parte politica. Mi ha fatto piacere soprattutto anche l'intervento del sindaco, che ha detto e ha cominciato a ragionare in termini di azienda. Una cosa che, se io non vado a ricordare male, ne ho parlato anch'io qualche volta in qualche intervento, cioè quando si amministra una macchina di queste dimensioni non si può non pensare di essere l'amministratore delegato, cioè di avere in mano una grossissima azienda e che bisogna efficientarla. E io da questo punto di vista credo che aver recepito questo concetto sia già una cosa positiva in chi amministra la città. Mi consenta però una stoccata, signor Sindaco. Quando ha detto la nostra amministrazione ha fatto scuola, nel bene e nel male, perché devo ricordare che questo meccanismo che esisteva prima aveva avuto la falla perché, ad esempio, nel settore dell'urbanistica aver individuato un unico responsabile di tutte le procedure amministrative di rilascio dei permessi ha generato quello che poi abbiamo conosciuto impropriamente come sistema Sesto. Quindi questo dimostra come in realtà nessuna struttura è perfetta e nessuna struttura è infallibile. Sicuramente è necessario un miglior coordinamento e non una forma né autarchica ma né di autonomia e indipendenza totale tra i vari settori. E in questo mi sembra di aver capito forse che il modello organizzativo che intende proporre il dottor Tranchida vada in quest'ottica, nel senso che di avere dei grossi settori che siano in qualche modo verticistiche, ma al tempo stesso questi vertici tra di loro siano interscambiabili in modo che non ci sia la possibilità per nessuno di essere un despota nel proprio settore e quindi poi dopo assoggettare anche i dipendenti alle proprie volontà. Io credo che il lavoro di squadra sia importante, mi pare di aver colto anche questo e quindi da questo punto di vista non posso che compiacermene. Ovviamente, diciamo, la sfida è difficile, mi rendo conto. Sono curioso di vedere cosa riuscirà effettivamente ad attualizzare il dottor Granelli. Ha preso una grossa sfida, anche perché, diciamo, in un comune come Sesto San Giovanni non è facile, diciamo, affrontare questa cosa, perché è un comune che, lo sappiamo bene, molto politicizzato da questo punto di vista anche nel personale, e quindi affrontare certe situazioni e alcune figure credo che sarà veramente dirimente. Però se il modello organizzativo che verrà proposto sarà convincente e soprattutto lascerà molto spazio alla personalità e alla valorizzazione di chi vuole fare e depenalizzerà i fanulloni, i raccomandati, io credo che da questo punto di vista non potrà che non essere condiviso sicuramente da chi vi sta parlando in questo momento. Grazie, non posso concludere. Stavo chiudendo proprio, grazie Presidente. Non posso ovviamente da questo punto di vista dare un placet complessivo alla proposta di delibera perché ha dei principi generali e non sostanziali, nel senso che nel dare una delega in bianco non è mia abitudine e l'ho sempre detto, e anche come consigliere comunale, diciamo, da questo punto di vista non lo farei mai. Quindi avrei gradito conoscere, non dico nei numeri sostanziali, ma un po' di più delle linee che sono state tracciate, qualcosa, e non saperlo informalmente. Ma in ogni caso, diciamo, c'è e presto il mio consenso all'iniziativa e plaudo finalmente a questa iniziativa da questo punto di vista. Sicuramente poi non posso non dare anche il voto favorevole all'impianto, perché non posso dare una delega in bianco su una cosa. Sicuramente a posteriori, quando avrò visto la delibera di giunta e i primi provvedimenti adottati dal dottor Tranchida, li valuterò e in quel caso non avrò difficoltà a dire li condivido o non li condivido e a compiacermene o meno con il responsabile. Grazie. Grazie al consigliere La Miranda. Ha chiesto la parola il consigliere Vavassori. Ne ha facoltà, prego. Grazie signor Presidente. Ma questa sera viene portata in discussione una delibera che segna un passo importante nel cammino di questa amministrazione. Delibera che, come già detto in relazione, è figlia di una delibera di giunta e che a sua volta recepisce anche un ordine del giorno che questo Consiglio Comunale ha votato. Anzitutto ritengo doveroso ringraziare il Sindaco e la Giunta per la scelta non scontata di portare questa delibera e questa discussione in Consiglio Comunale.
A memoria credo che sia la prima volta che si discute in quest'Aula di linee guida e principi ispiratori, o meglio ancora la prima volta che si parla di riorganizzazione della struttura organizzativa del Comune. Dicevo prima, una scelta non scontata al parlarne in quest'Aula. Solitamente queste discussioni avvengono tra le mura del Palazzo, non sono pubbliche. Oggi, invece, si sceglie di parlarne apertamente, in maniera trasparente, e credo dobbiamo cogliere questa opportunità. Dobbiamo confrontarci senza pregiudizi, ma in modo costruttivo e collaborativo. Durante la seduta di commissione sono rimasto favorevolmente colpito dall'esposizione del dottor Tranchida, che ancora ringrazio innanzitutto per il lavoro, per l'esposizione fatta, attenta, precisa, puntuale. Ritengo che questa proposta di delibera, così come presentata, metta anzitutto ordine e chiarezza. Perché se è vero, come ha sottolineato il dottor Tranchida in commissione, il modello organizzativo da solo non funziona, in quanto bisogna metterci la materia prima, le professioni, i profili. Penso che sia altrettanto vero che questa delibera traccia la strada. Questa sera noi con il nostro voto diamo un volto preciso, tracciamo la strada sulla quale nei prossimi mesi, nei prossimi anni, si muoveranno amministrazione e direzione del personale. Allora vorrei insieme con voi riflettere su alcuni passaggi chiari, ma che a mio avviso saranno determinanti. Anzitutto efficienza, efficacia, economicità, tre parole che ormai si ritrovano costantemente nei testi di economia aziendale, ma che non dobbiamo dare per scontato. È importante per un ente locale erogare servizi in modo efficiente, essere efficaci nell'agire ed essere economici nella gestione delle risorse, soprattutto in tempi in cui le risorse sono sempre meno. Credo che il nostro Comune debba riuscire ad utilizzare in modo efficiente le proprie risorse, raggiungendo in modo efficace i propri obiettivi. Questo per rispondere in maniera ancora più solerte, precisa e puntuale ai bisogni dei cittadini, alle imprese, alle sfide che attendono la Sesto San Giovanni dell'oggi e del domani. Mi ha molto colpito il passaggio circa la valorizzazione del capitale umano dipendente dall'ente, perché se è vero che questa riorganizzazione porta con sé un risparmio di tipo economico, è altrettanto vero, per come ho capito e per come mi auspico, che tiene conto e valorizza al massimo il patrimonio umano. Molte volte, ahimè, oggigiorno, soprattutto in tempi di crisi come quelli attuali, in cui molteplici persone hanno visto ridimensionamenti lavorativi che hanno portato anche a perdite del posto di lavoro, pochissime o quasi la minima parte ha parlato di riorganizzazioni partendo dalla valorizzazione del capitale umano. Una riorganizzazione che vede come data di riferimento il 31 dicembre 2014 e a quella data ci dovremo riferire ogni qualvolta in commissione si farà il punto della situazione. Credo che se questa sera il nostro voto permetterà il via a questa riorganizzazione, non dovremo più girarci a guardare indietro, non dovremo più dire ma io, ma voi, noi l'avevamo detto, parole che non ci aiutano in un processo di crescita e in un cammino di riorganizzazione. Ancora oggi, su tanti temi, quando ci si confronta, si ha la tendenza a far riferimento su vicende passate. Guarda caso, già ora, l'intervento del consigliere Lamiranda fa riferimento a persone, a date, che non hanno riferimenti con questa delibera e che personalmente eviterei di portare in quest'Aula, in questa discussione. Il consigliere Lamiranda ha parlato di Ferrari e di 500. Io parlo di capitale umano, di tempi che cambiano, di bisogni diversi. Se oggi siamo qui per rispondere al meglio ai bisogni dei cittadini e delle imprese. Addirittura il consigliere Lamiranda si domandava quel che sarà, se questa delibera poi potrà essere utilizzata in futuro anche per chi verrà. Anzitutto questa delibera e questa operazione nasce nel 2012 con la giunta Chittò, prosegue e proseguirà nei prossimi anni che contiamo di governare ancora con il sindaco Chittò. Quindi, dicevo prima, non dobbiamo più voltarci indietro.
Io credo che il nostro collo potrà voltarsi indietro solo per vedere la data del 31 dicembre 2014. Altre visioni, altri sforzi di voltare ulteriormente lo sguardo provocheranno semplicemente un torcicollo fastidioso ed inutile. Chi decide di riorganizzare deve, come stiamo facendo, tracciare la strada, individuare la meta e domani iniziare a completare le tappe previste dal cronoprogramma per iniziare quanto prima a camminare nella giusta direzione. Oggi noi consegniamo all'amministrazione con il nostro voto la bussola con la quale camminare lungo la strada. Il Partito Democratico accetta di stare dentro questo percorso, percorso nel quale auspico un coinvolgimento di tutte le forze politiche, anche alla luce degli emendamenti proposti, frutto di un confronto pacato come quello avvenuto in Commissione. Dire no a questa riorganizzazione o astenersi dal voto, pur nella legittimità di pensiero e decisione di ogni partito o gruppo politico, vuol dire non rendersi partecipi di un cambiamento. Motivare la propria non decisione per il poco tempo a disposizione non è plausibile. Oggi mettiamo sul piatto le linee guida, come citato dal dottor Tranchida, per dirla alla San Francesco, la regola la scriveremo dopo tutti insieme. Con orgoglio ribadisco che il Partito Democratico accetta di iniziare una nuova fase, fase nella quale esprimo vicinanza a tutto il personale dipendente, che voglio ringraziare per il lavoro svolto fino ad oggi e per il quale a volte l'attuale modello organizzativo non ha messo i lavoratori nelle condizioni lavorative migliori. Un pensiero mi sento di rivolgere anche a quei lavoratori e a quei dirigenti che a volte sono stati oggetto di attacchi strumentali e gratuiti. Da domani inizia una nuova fase, fase nella quale auspico un coinvolgimento e una partecipazione ancora più ampia, Consiglio Comunale, dirigenti, PO, AP, organizzazioni sindacali, insieme che ci vede tutti protagonisti. Noi siamo pronti a raccogliere la sfida. Insieme vogliamo cambiare e, come detto all'inizio, grazie Sindaco e grazie Giunta per averci reso partecipi di questo cambiamento. Grazie per aver scelto di farlo in questa sede. Grazie per aver scelto di raccogliere anche i nostri suggerimenti. Grazie al consigliere Pavassori. Ha chiesto la parola la consigliere Torrago. Ne ha facoltà. Grazie, prego. Presidente. Sarò breve perché molto è stato già detto. Tranchida è stato ringraziato già più volte, quindi non sto qui a farlo anch'io. Pavassori ha ringraziato tutti. Io voglio solamente esprimere un pensiero e una raccomandazione. La delibera che andiamo a votare questa sera nasce soprattutto da un estremo bisogno di adeguatezza ai sistemi di gestione della macchina comunale, che nella stragrande maggioranza dell'azienda tale aggiornamento del sistema è continuo. In molte aziende, come credo in tutte dove ognuno di noi lavora, i processi sono addirittura certificati, quindi mi auspico che prima o poi anche qui il sistema venga certificato. Tali processi devono essere necessariamente ciclicamente adeguati al mondo che cambia, ai bisogni che cambiano, alle necessità che cambiano, alle economie che cambiano. Figuriamoci in un'azienda che conta 8-700 addetti e per la quale il principale cliente è il cittadino. Il problema vero, secondo me, e qui non ho nessun problema ad esternarlo, è il mio pensiero è a dare ragione a chi, come la dottoressa Landucci ed altri, hanno detto che siamo fermi da anni. A fare questa riforma cosiddetta riorganizzazione siamo fermi e statici da molti anni e come tutti i cambiamenti attuati, come si suol dire ad ogni morta di papa, generano a ragion veduta manifesti disappunti e malumori. Però questa giunta ha avuto il coraggio di farlo, quindi merito a questa giunta. Tra l'altro questa delibera, alla luce delle precedenti delibere di indirizzo, possiamo chiamarla anche delibera di coerenza. Pertanto siamo ovviamente d'accordo con le linee guida, con l'auspicio e la raccomandazione affinché la riorganizzazione della macchina comunale venga riformata nel rispetto dei cittadini, ma anche dei lavoratori. Tutte le parti in causa devono mettere al centro della discussione la qualità dei servizi ai cittadini, dei lavoratori e dell'ente. Nell'individuare i responsabili del settore ci si accorda circa la responsabilità delle stesse, perché secondo me responsabilità e responsabili devono andare a braccetto, come pure disponibilità, professionalità e costo degli stessi. I dipendenti che valgono, i dirigenti che valgono, chi esprime una professionalità, chi si mette a disposizione dell'ente,
e merita, ha un costo e questo gli va riconosciuto. Infine, io credo anche importante che si tenga conto della meritocrazia. A tale proposito c'è un emendamento e quindi ringrazio il sindaco. E che soprattutto entrambe le parti si rendano disponibili, aperti, pronti nell'adeguarsi al mondo che continuamente e sempre più velocemente cambia. Io auspico che a partire da questa sera, dopo aver votato le linee guida, quando si aprirà il confronto con i sindacati, vi sia un confronto veramente aperto, trasparente, chiaro, che permetta sia all'ente che ai lavoratori di dire la propria e di trovare il giusto equilibrio sia per i lavoratori, sia per l'ente, per i cittadini, per l'azienda, tutti. Grazie. Grazie al consigliere Rivolta, al consigliere Torraco. Ha chiesto la parola la consigliera Iosa, prego. Grazie Presidente. Questa delibera di principi ispiratori sulla proposta della ristrutturazione organizzativa del Comune di Sesto San Giovanni, noi della Lista Civica dei Giovani Sestesi crediamo che sia uno dei principali e più concreti atti su cui questa amministrazione, sempre che la porti a termine, avrà dato mandato di lavoro. Nella parte introduttiva crediamo siano racchiusi i concetti più importanti. Si parla di rendere trasparente e riconoscibile dal cittadino i servizi. Immediata l'individuazione delle responsabilità e dei responsabili. Di erogazione di servizi efficienti e di azioni efficaci. E si parla di una gestione delle risorse efficace e di un contenimento della spesa del personale per arrivare a una riduzione percentuale della spesa corrente. In commissione per la prima volta abbiamo sentito parlare di azienda comune, un'azienda che ha come mission l'erogazione di servizi. Le parole del dottor Tranchida devo dire che sono state musica per le nostre orecchie. Ci fa molto piacere, visto che in questi anni sembrava un'accezione bandita dalla maggioranza e della giunta comunale. Ogni qualvolta che in questo consiglio la Lista Civica dei Giovani Sestesi ha detto che sarebbe stato difficile bypassare questa crisi e far fronte ai tagli imposti dal governo centrale senza passare dalla tassazione selvaggia ai cittadini, ma che era fondamentale imparare a gestire l'ente e il suo patrimonio in maniera da farlo fruttare, ci avete sempre risposto che questa non era un'azienda. Oggi siamo arrivati al dunque. Una proposta, quella di stasera, in cui il dottor Livio Tranchida ha fatto con un metodo di analisi aziendale, partendo dai numeri dai quali lui diceva non possiamo prescindere, li valuteremo, ma i numeri sono numeri. E ci dicono che altrove, in altri comuni, con numeri più bassi si lavora. Dobbiamo dire a onor del vero che se i numeri sono numeri, da lì partiamo e uno per uno li analizziamo, i numeri comunque sono pesanti, molto pesanti. E possiamo anche dire che questi numeri dovrebbero dare, oggi come oggi, risultati di fruibilità completamente diversi da quelli che abbiamo. E possiamo anche dire che indipendentemente dai tagli del governo centrale, questa azienda comunale aveva bisogno di una ristrutturazione. Una proposta fatta e lavorata, quella che ci è stata presentata in commissione su incontri e interviste fatte ai dipendenti, una proposta che parte da dati certi per poter elaborare strategie future. Ci piace molto che i due cardini siano il patrimonio umano dei dipendenti e il cittadino al centro come colui che è destinato a fruire dei servizi che questa azienda eroga. Ci piace molto il bisogno di ordine nei settori e nei servizi, anche logistico. Dove sono, cosa fanno, che livello di fruibilità hanno, comunicano fra di loro, sono accessibili. Molte volte ci si trova a girare quattro palazzi per fare un documento o per avere un atto.
Ci piace molto la predisposizione di un ufficio per i bandi europei, una grande possibilità di cui fino adesso in Consiglio Comunale abbiamo sempre parlato ma che non è stata ancora sfruttata. E ci piace ancora di più il cronoprogramma. Quante volte abbiamo detto che i tempi dell'amministrazione non sono i tempi delle persone, delle aziende, delle imprese che operano in questa città? Vedere che entro luglio si parte, beh, direi che è tutta un'altra aria. Ci rimane un punto di cui vorremmo chiedere negli incontri futuri chiarimenti al dottor Tranchida, questi famosi premi. Quali sono i criteri e quali sono gli obiettivi da raggiungere? Faccio un esempio. Nel caso della dottoressa Orsetti, il risultato lo vediamo. Abbiamo raggiunto il patto di stabilità, la sperimentazione del bilancio armonizzato ci ha permesso di tenere in casa molte risorse, ma in quasi tutti gli altri non riusciamo a individuare questi obiettivi raggiunti. Ci sono molti obiettivi, risultati, che dovrebbero essere visibili a occhio umano, a occhio di cittadino. E quindi di contro il non operato, il non obiettivo raggiunto risulta sotto gli occhi di tutti. Le interrogazioni ne sono una chiara testimonianza. Molte interrogazioni riportano di situazioni dove è evidente che gli obiettivi non sono stati raggiunti. Tutte le volte che noi come lista civica abbiamo portato all'amministrazione dei punti deboli visibili in città, li abbiamo sempre documentati e li abbiamo sempre spiegati in maniera molto esplicita. Fermo restando che restiamo comunque della nostra idea, già espressa nel Consiglio sul bilancio, come sono stati tolti i premi ai dirigenti farmacie, a nostro avviso andavano tolti anche in comune. Gli stipendi direi che sono già più che soddisfacenti e magari si potrebbero liberare risorse ed essere usate per fare formazione, punto un po' debole come è stato evidenziato in commissione dal dottor Tranchida. Una formazione che all'interno di questa ben strutturata riorganizzazione, che non produrrà solo tagli di spese, potrebbe rimotivare il personale. Quando c'è ordine, quando chi tira le fila è persona capace, quando è chiaro chi si è e dove si vuole andare, il raggiungimento dell'obiettivo è stimolante, perché ho i mezzi e la struttura per raggiungerlo. Quando vige viceversa il caos, ci si arrabatta per salvare il salvabile. Abbiamo bisogno di una macchina capace di dare le giuste risposte, anche in virtù dei grossi cambiamenti che la nostra città dovrà affrontare. Il mondo cambia, i cittadini e le loro esigenze sono diverse. Abbiamo il dovere di adeguarci ai tempi. Leggiamo nella proposta di delibera che ci saranno ancora confronti e aggiornamenti che verranno dati in commissione. Il sindaco ha esplicitato che non era un atto dovuto. E noi della lista civica Giovani Sestesi guardiamo con favore questa trasparenza, iniziata un po' zoppa, visto che alla capogruppo non è stata fatta menzione di questa delibera. Questa dimostrazione di come a volte la politica riesce a svilire un atto così importante. Guardiamo a favore questa trasparenza e riteniamo importante, molto importante, che questo processo di riorganizzazione arrivi a compimento, senza se e senza ma. Trasparenza e favore verso un ordine del giorno fatto dalla maggioranza di questo Consiglio che è stato recepito dalla Giunta. Dobbiamo dire però che non tutto viene trattato con la medesima serietà. Ad esempio l'ordine del giorno da noi presentato, che stabiliva dei tempi molto più serrati sul bilancio, non ne abbiamo traccia, ma effettivamente noi siamo in opposizione. Per concludere, è uso di questa sala consigliare, stasera ne abbiamo avuto ampia dimostrazione, ringraziare chi fa il proprio lavoro pagato, come se ci facesse un favore. Noi stasera non vogliamo ringraziare il dottor Tranchida, ma applaudiamo alla sua capacità, alla sua professionalità risolutiva e soprattutto alla sua capacità di essere portatore di cambiamento. Il nostro voto favorevole va a lei, dottor Tranchida, più che alla scelta politica. Lei diceva bene, io sono qui in seguito a una delibera di giunta che si è espressa con toni molto chiari e perentori. Crediamo che la politica tutta
che tutto il Consiglio, nella misura in cui verrà coinvolto, perché anche questo è da vedere, diciamo che il suo modo di gestire farmacie comunali ci fa ben sperare, riteniamo che la politica tutta debba partecipare e vigilare, debba sostenere questo compito così difficile sia a livello umano che strutturale che lei ha deciso di svolgere. Ma le scelte, come diceva, devono produrre cambiamento, altrimenti sono solo parole. Le scelte richiedono il coraggio del cambiamento, anche se scomodo o impopolare, ma poi sicuramente ne coglieremo i frutti. Le scelte, come diceva lei in commissione, devono diventare struttura, altrimenti non servono. E proseguiva, la politica deve dare gli obiettivi da raggiungere e noi, voi, dobbiamo lavorare per raggiungerli. Esatto. Però credo di non dire niente di nuovo nell'affermare che la politica spesso dice e poi contraddice. Noi della Lista Civica dei Giovani Sestesi, per questa prima e nuova fase, per questo cambiamento epocale, chiediamo che la politica collabori, vigili, ma la lasci lavorare senza avere ripensamenti. Grazie. Grazie alla consigliera Aiosa. Ha chiesto la parola la consigliera Franciosi con richieste di raddoppio dei tempi. Prego. Sì, li ho richiesti perché non so se mi bastano. Come, in maniera preventiva, questo non vuol dire che magari vada oltre. Intanto volevo ringraziarvi perché di due proposte fatte in commissione, questa volta le avete accettate tutte e due. Sia la possibilità di aggiungere le slide alla delibera, che secondo noi erano un punto fondamentale per dare concretezza al testo della delibera, sia di aggiungere i numeri con i quali fare i paragoni con gli altri comuni, che sono serviti poi anche al consigliere La Miranda per fare il suo intervento. Io poi mi sono ulteriormente permessa di mandarle una mail, magari durante la prossima convocazione sarebbe interessante capire come sono distribuiti appunto le 50 posizioni organizzative e le alte professionalità, come erano e come sono. Per il momento io parlo al presente. Allora, il tema della riorganizzazione dell'azienda comune, così chiamata dal sindaco Chittò in commissione mercoledì scorso, riteniamo sia un tema molto complesso che avrebbe meritato molto più spazio di una sola commissione prima del voto in consiglio. Quando abbiamo ricevuto la convocazione alla commissione con la delibera allegata, dopo averla letta, ci è balenata immediatamente una domanda. Ma perché ci viene chiesto di votare una delibera come questa, fatta di considerazioni generiche e intenzioni non supportate da alcun progetto scritto? Questa promessa non ha ancora una risposta chiara, nonostante in commissione il dottor Tranchida abbia presentato egregiamente delle linee guida che delineano un po' meglio quanto così poco definito nella delibera. Niente di rivoluzionario, quello riportato nelle slide. Ben inteso, per chi lavora in un'azienda privata, quello che è stato riportato è, purtroppo per fortuna, all'ordine del giorno. Però ha fatto un certo effetto vedere scritte alcune considerazioni e soprattutto i numeri, nudi e crudi, sullo stato delle cose. Un discreto sforzo di comprensione della macchina. E qua facciamo la nostra prima pesante considerazione politica. L'azienda comune di Sesto San Giovanni, solo ora, nel 2015, si è preoccupata di capire qualcosa della propria struttura. Questa, che evidentemente è una critica pesante per coloro che governano e hanno sempre governato questa città, ci viene presentata ora come un'azione meritoria del nuovo direttore. A dire il vero lo è, se è vero che fino all'altro ieri non si potevano avere queste informazioni. Ma in commissione abbiamo chiaramente capito che queste informazioni si potevano avere, solo che però non erano nero su bianco. E come si dice nel privato, ciò che non è scritto non è mai successo. Questo secondo noi è paradossale ed avvilente, si commenta da sé. Comunque ora sappiamo, perché ce l'ha detto il dottor Tranchida nel 2015, che il comune di Sesto San Giovanni ha troppi dirigenti, troppi funzionari, troppi dipendenti, troppe sedi, un costo medio aziendale alto e così via. Tutte cose che dimostrano l'ipocrisia di chi ha gestito l'amministrazione fino al 2014, fino a quando ci veniva detto, cioè, che il costo della struttura della città non era assolutamente comprimibile e che la macchina amministrativa era del tutto efficiente ed efficace nei confronti dei cittadini. Perché si sente l'esigenza solo adesso di una ristrutturazione?
Perché prima non era evidente la disarmonia nella struttura che invece adesso è così lampante? Ora, si deve assolutamente procedere con un'enorme riorganizzazione dell'ente. Perché? L'unico elemento che ci sembra di capire viene esplicitato è la diminuzione dei trasferimenti ai comuni, che mette in grande difficoltà Sesto San Giovanni e il suo bilancio, con tutte le ripercussioni che questo potrà avere nei confronti dei cittadini e dei servizi, quei pochi che ancora garantite. Tra un po' le cooperative avranno in mano tutto. Se poi aggiungiamo che la riduzione dei trasferimenti è stata decisa dal fuoco amico, allora non è neanche contestabile, per cui l'unica soluzione deve essere trovata nell'ente stesso. Anche questi sono i riscontri di una politica fatta per il partito e non per i valori. Il problema, a quanto pare, non è l'ente che è elefantiaco, che è cresciuto troppo negli anni in termini di personale e in termini di retribuzioni e che quindi adesso non è più sostenibile, ma in teoria non poteva e non doveva essere sostenibile neanche prima. Il problema sono i trasferimenti sempre più esigui. Il vostro punto di partenza per questa ristrutturazione è fondamentalmente scorretto e privo di una benché minima autocritica. Comunque, le decisioni che vi apprestate a prendere non sono per noi del tutto negative, anche se ci sono un po' di però. Nei principi ispiratori si legge: per avere un'organizzazione più efficiente nell'erogazione delle prestazioni e dei servizi, efficace nell'agire e nell'operare le proprie politiche, economica nella gestione delle risorse, trasparente e vicina al cittadino e all'impresa. Quindi ora non è così, o comunque questi aspetti non sono considerati dal dottor Tranchida ad un livello adeguato. E noi siamo d'accordo. Ma è interessante come viene presentato, cioè a furia di parlare di anno zero, sembra quasi che una storia precedente fatta di decisioni e di delibere non ci sia mai stata. E sembra quasi che prima ci fosse qualcun altro. Beh, non è così, c'eravate voi. Noi crediamo che sia positivo il fatto che questa amministrazione evidenzi enormi lacune che in passato non sarebbero mai state evidenziate. Tuttavia mancano poi le soluzioni dettagliate, ossia i contenuti su cui poter valutare la proposta. Ma allora perché ci portate a votare una delibera senza contenuti, anzi, cui unici contenuti sono la presentazione fatta in commissione, che solo per nostra richiesta viene fatta diventare parte integrante della delibera stessa. Presentazione che però, riporta buone intenzioni, indiscutibili, ma poco di più. Sempre nella presentazione sono indicati i tempi di attuazione della nuova organizzazione, confronto fino al 15 marzo e attuazione entro il 31 luglio. Possibile che, dati i tempi limitatissimi che vi siete dati per attuare la nuova organizzazione, visto che non vi potete permettere di fermare la macchina comunale, non abbiate già la proposta pronta, il cosiddetto nuovo modello, con nomi e cognomi nelle varie caselline? Possibile che non avreste potuto presentare in commissione un nuovo modello, prendendo ad esempio un singolo settore e vedendo come il singolo settore poteva essere riorganizzato in base alle nuove idee? Noi crediamo di no. Crediamo che non sia possibile, perché se da domani è vero che partiranno i tavoli di confronto con i lavoratori e i sindacati, significa che avete già un'idea precisa, con nomi e cognomi. Ma se così è, a questo punto non si discute più di organizzazione, ma della solita politica, quella per la quale si dicono tante belle cose, quando in realtà le decisioni sono già state prese. E allora che condivisione chiedete? Del solito pacchetto infiocchettato. Comunque, vogliamo provare a darvi il beneficio del dubbio e vogliamo provare a fare uno sforzo di buona fede. Vi diamo alcune considerazioni che riteniamo utili per la buona riuscita della riorganizzazione sperata. Considerazioni che avremmo voluto e potuto condividere con voi in una seconda commissione se aveste avuto la cortesia di convocare la prima con un bel po' di anticipo. Alle cose fatte di corsa, perché non c'è più tempo da perdere, non ci crede più nessuno. Per fare una buona riorganizzazione aziendale, il fattore critico e chiave risiede nelle risorse umane, i cui comportamenti non seguono le semplici leggi di causa-effetto. Esse, definite in presentazione vero patrimonio dell'ente, hanno caratteristiche specifiche come capacità, esperienza, aspirazioni, esigenze, differenti l'una dall'altra. Non solo, le persone hanno anche una storia, meriti e demeriti, per cui è difficile valutarle solo coi numeri.
Ogni singolo dipendente dell'azienda comune ha una storia fatta di un servizio alla persona e questa storia va valorizzata, non può essere irrigidita in una struttura preconfezionata che segue le logiche del lavoro privato. Secondo noi è fondamentale conoscere la storia di ciascuno dei dipendenti impiegati per poterne valorizzare ogni capacità in modo corretto. È quindi necessario che il lavoro preveda una prima fase di studio e di analisi accurata che prenda in esame i singoli e non solo la struttura e i processi, e per singoli ci aspettiamo che non vengano coinvolte solo ed esclusivamente le sigle sindacali, ma che vengano proprio coinvolti gli uffici e le persone che lavorano direttamente negli uffici, perché loro sanno esattamente quali sono le loro esigenze, come anche aveva avuto modo di dire in commissione. Per fare ciò si deve quindi fare in modo che il cambiamento non venga calato dall'alto e non abbia alcuna finalità politica, altrimenti il rischio è che la riorganizzazione venga vista solo come una grande opportunità per collocare le persone più affini e fidate nei posti chiave, ma così facendo il risultato sarebbe peggiore della situazione di partenza, oltre che contro ogni principio etico basilare. Come si può procedere per attenuare quanto più possibile questo rischio? Secondo noi vi sono due aspetti da considerare assolutamente, che balzano subito all'occhio, ma che non abbiamo trovato o percepito nella presentazione e nella delibera. Il primo aspetto deriva dal fatto che manca un processo che permetta di costruire la nuova organizzazione secondo principi meritocratici, che non significa basati solo sui curriculum vitae, che spesso non sono affidabili in quanto costruiti attraverso affidamenti quantomeno discutibili. Ad esempio, perché non decidere da subito di affidare il compito di valutare le capacità di ogni singola risorsa umana, dai dipendenti ai dirigenti, ad una società esterna, ovviamente tramite gara pubblica, la quale proceda quindi ad una valutazione dettagliata di tutti i dipendenti, raccogliendone tutte le considerazioni, e che proceda ad una mappatura dei processi aziendali attuati e attuabili con le risorse ridefinite, e che ci permetta di capire dove andremo e che cosa ci dovremmo aspettare. Che consenta, insomma, a tutti noi cittadini di avere un comune che funzioni e che si rivaluti nel tempo, e alle risorse umane di lavorare in un ambiente gratificante. Noi questa soluzione ve la proponiamo con forza perché assicurerebbe terzietà, trasparenza e obiettività, oltre che competenza, e permetterebbe di limitare molto le incursioni della politica nelle decisioni organizzative. Una sorta di due diligence, una sorta di punto di partenza per la qualità del lavoro che le persone svolgono nell'ente. Il secondo aspetto da considerare deriva dal fatto che nulla si dice sulla gestione del transitorio e sul recepimento dei relativi fondi a copertura dei costi. È illusorio, secondo noi, dire che non vi sarà alcun aggravio dei costi, perché, come ogni progetto di questa dimensione comporta, la fase di transitorio produrrà effettivamente costi e inefficienze fino al raggiungimento del nuovo equilibrio. Nella pubblica amministrazione questo aspetto è ancora più critico rispetto al privato, in quanto l'autorità è meno riconosciuta, la burocratizzazione è molto elevata e spesso vincolante per il raggiungimento degli obiettivi. È chiaro quindi che il transitorio deve essere gestito secondo principi derivati da processi definiti e condivisi, ed è chiaro che sarà quello il momento in cui si potranno verificare le modifiche prima che diventino definitive. Ma tutto questo senza fermare la macchina amministrativa a costi operativi che andrebbero definiti e condivisi nel dettaglio subito, ancor prima di chiedere l'approvazione di questa delibera. E d'altronde, se non parlassimo di costi, significherebbe che il rischio reale di fare una nuova riorganizzazione che non funziona o che funziona peggio di prima è molto alto. Ecco quindi che possiamo trarre le nostre brevi conclusioni. Se si tratta della richiesta di condivisione di una nuova organizzazione senza conoscerne i dettagli e senza considerare quanto sopra espresso, sostanzialmente per avallarne ora la realizzazione fatta a posteriori, non possiamo essere d'accordo, perché risulterebbe anche una mancanza di rispetto verso tutti i dipendenti. Noi vorremmo infatti che il dottor sarebbe come riconoscere al dottor Tranchida un ruolo politico che secondo noi non deve assolutamente avere nella gestione di questo processo.
Noi vorremmo infatti che il dottor Tranchida, che non lo nascondiamo ci è piaciuto per come ha esposto le intenzioni in commissione, prosegua il suo percorso gestendo il processo di cambiamento, dando vere garanzie di autonomia nelle decisioni rispetto alla politica. Noi chiediamo che il dottor Tranchida, come ha più volte detto anche in commissione, non segga più sulle poltrone della Giunta ma tra i propri colleghi e che anch'egli, o meglio la posizione che lui adesso ricopre, sia soggetto alle decisioni organizzative che dovranno essere prese. Dal canto nostro noi saremo sempre disposti a valutare l'operato e il progetto quando sarà definito, supportandolo se necessario e giusto, dandone un parere politico di merito, chiedendone eventualmente spiegazioni quando sarà il caso e soprattutto ascoltando tutti coloro che avranno eventuali rimostranze da fare o recriminazioni, in modo che vengano corretti gli errori che possono essere commessi in buona o cattiva fede. A noi interessa ora il risultato e la correttezza, perché questa città si merita evidentemente molto di più di quello che ha avuto. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Ha chiesto la parola il consigliere De Norio. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Il gruppo di Verso Sesto è stato tra i primi di questa maggioranza a portare al tavolo della discussione politica la necessità di mettere mano alla struttura della macchina comunale e nello specifico in primis la necessità di ridurre la parte variabile della retribuzione dei dirigenti che più che in altri comuni di dimensioni e di abitanti paragonabili a Sesto San Giovanni non era certo così alta. Abbiamo quindi in sede di bilancio plaudito la decisione di rendere concreta tale proposta. Come abbiamo spesso sottolineato in questa sede, in passato, non solo a Sesto San Giovanni, ma in tutti gli enti locali da nord a sud si è agito come se le risorse finanziarie fossero infinite. E così abbiamo assistito al fiorire di enti e strutture che, come ho già avuto modo di dire, mi hanno fatto pensare che sia realmente l'ora di guardare alla cosa pubblica con occhi nuovi. Cosa che mi è costata perché sono state diverse le manifestazioni di dissenso, che non condivido ovviamente, ma nelle quali, come valore fondamentale, guardo con rispetto. Questa riorganizzazione non ha il sapore di un intervento a spot. Non è una toppa messa in fondo ad un sacco, dal quale si continua a perdere il contenuto man mano che si procede sulla strada, ma vediamo finalmente, a margine degli accorpamenti, del probabile ridimensionamento delle posizioni dirigenziali e delle posizioni organizzative che secondo noi è fondamentale. Qui apro una parentesi, perché negli anni la posizione organizzativa, concepita dalla legge come attribuzione momentanea di maggiore responsabilità e quindi, per un dato periodo, retribuita con un'adeguata integrazione salariale, è stata considerata in passato come integrazione salariale ad libitum, mai ridiscussa e data per scontata da chi la percepiva. Il tema presentato dalla Giunta, apprezzabile nelle sue linee guida, ma che non sarebbero state esaustive senza le recenti integrazioni alla delibera e senza l'emendamento presentato dal Sindaco che accoglie le osservazioni che alcuni consiglieri hanno fatto in commissione consigliare, mi fa pensare che quello al quale stiamo assistendo è un cambiamento importante, che sorga un traguardo politico, un'azione che risulterebbe politicamente meno credibile se non facesse parte di un più complesso progetto politico. Un processo attuabile solo se si comincia a pensare e ad agire con i precetti che portano anche un ente locale a porsi come obiettivo efficienza e sostenibilità dei propri apparati, che devono essere progettati e dimensionati con un criterio che non definisco manageriale, ma di visione complessiva attuabile tramite professionalità e buonsenso. Vedete, questo aspetto è importante, perché a differenza di un'azienda che chiama a sé un professionista per ridimensionare la spesa riducendo il personale, come si dice in gergo, tagliando teste, l'amministrazione fa una scelta politica forte di riordino e riqualificazione della struttura che per numeri e per concezione è divenuta ormai insostenibile. Questa scelta, con tutti i suoi risvolti qualitativi, apre per me una visione nuova, ad un approccio differente che potrà fungere da modello per la gestione anche di altre importanti partite che questa amministrazione non può, secondo noi, esimersi dall'affrontare e potrà uscirne solo con il coraggio, quel coraggio già dimostrato nell'affrontare altre questioni, ragionando in funzione di concetti chiave che non esito a ripetere,
concetti chiave che dovranno essere in futuro per l'amministrazione pubblica, quello di efficienza e sostenibilità. Quando un ente e un'azienda si riorganizzano, e questa è l'altra faccia della medaglia, è chiaro che vi è una parte di disagio che interessa il personale. Il personale ha spesso la sensazione di subire i cambiamenti come se avvenissero in senso punitivo, con intento punitivo. Ancor peggio se alcuni in passato, per qualsiasi motivo, ma non mi riferisco a qualche caso nello specifico, si sono sentiti poco valorizzati o poco considerati subendo decisioni che altrettanto poco avevano di meritocratico. Per questo mi rivolgo per primo al dottor Tranchida, come ho fatto in sede di seduta consigliare, manifestando ora chiaramente la mia fiducia nei suoi confronti e rivolgendogli nuovamente lo stesso appello, che peraltro è stato accolto nell'emendamento presentato dal sindaco. Un appello affinché l'informazione e la trasparenza diventino capisaldi di questa trasformazione. Un lavoratore che non ha chiaro il suo futuro è un lavoratore che non offrirà buone prestazioni. Il non detto crea pericolose e deleterie fantasie. Il difficile periodo che il nostro Paese sta attraversando non ha solo risvolti economici. La fiducia e la paura che portano ad un malessere sociale diffuso che i medici non riescono più a contenere. L'aumento del consumo di farmaci antidepressivi e ansiolitici in genere è solo una piccola conseguenza dell'emergenza sociale che abbiamo di fronte. D'altra parte, quella che viviamo tutti i giorni è la realtà di un paese immobile. Troppo spesso adagiato, e in questo la politica ha una grandissima colpa, su di un rassicurante passato più che proiettato su di un possibile ed incoraggiante futuro. La politica della sola rivendicazione ha fatto dei propri paradigmi, ormai inconsci, muri invalicabili che garantiscono intoccabili ed immutati privilegi che alcuni, noi diciamo forse troppi, ancora pensano siano sostenibili. È a noi tutti, e ai lavoratori tutti, quindi, che mi rivolgo ora per dire che è necessario essere consapevoli dei propri paradigmi ed essere in grado, quando è il caso, di sospenderli per prenderne in considerazione di altri. Altrimenti è impossibile maturare umanamente e politicamente. Altrimenti ogni cambiamento diventerà cosa intollerabile e quindi da evitare ad ogni costo. Noi questo non lo vogliamo, quindi guardiamo molto con favore a questa delibera che sicuramente fungerà anche da modello per altri argomenti futuri. Grazie. Grazie al consigliere De Noia. Ha chiesto la parola il consigliere Caponi. Ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ma io credo che questa delibera, per non dilungarsi, debba essere ricondotta in due valutazioni, una di carattere politico e una di carattere tecnico. Per quanto riguarda la valutazione di carattere politico, io credo che innanzitutto vada analizzato il metodo che, oltre a essere stato, ahimè, poco rispettoso sia delle forze politiche ma anche delle parti in gioco e carente di stile, ha inciso profondamente sul contenuto delle linee guida, perché ha impedito qualsiasi attività e coinvolgimento che potesse migliorare il dettato generale di queste delibere. E allora, senza polemizzare, credo che occorra valutare quelli che sono stati i motivi, le finalità di questa delibera. Beh, io credo che oltre che la riorganizzazione della struttura della pianta organizzativa, credo che il dettato fondamentale sia quello della riduzione delle spese. Quindi vuol dire accollarsi una responsabilità politica di un passato che ha condotto la città in queste condizioni, creando una struttura non più gestibile che ha costretto l'amministrazione con un colpo di coda a prendere una posizione, dando spazio alle forze politiche 3 giorni per discutere e portare avanti una delibera così importante, fondamentale e radicale per la nostra città. Ma soprattutto, signor Sindaco, se la finalità è quella, beh, io credo che allora lei abbia una responsabilità ancora maggiore, perché prima di giustamente toccare la riorganizzazione della macchina organizzativa per l'errore del passato, ma non solo, perché riducendo le spese occorre fare altre scelte coraggiose che vanno di pari passo con questo tagli importante, ovvero mi riferisco al tema scottante del patrimonio di Bibbona, il piano delle dismissioni, la valorizzazione delle eccellenze e delle imprese che sono scappate dalla nostra città, quindi i posti di lavoro che sono stati persi in questi anni.
Quindi insomma è un giudizio politico negativo per tutte queste considerazioni. E poi viene una valutazione tecnica. La valutazione tecnica, parto con un buon lavoro, dottor Tranchida. Buon lavoro perché lei si assume una responsabilità molto forte, sa che noi abbiamo sempre apprezzato il suo lavoro, lei sta conducendo una battaglia per eliminare, limitare tanti errori di una politica amministrativa del passato che ha creato una macchina ingestibile dal punto di vista amministrativo, però io credo che lei debba in questo percorso legarsi ad alcuni principi fondamentali, secondo me. Perché lei ha una grande responsabilità anche morale in queste scelte. Innanzitutto un principio di responsabilità inteso verso l'interesse della città e delle imprese, come diceva, perché la posta in gioco è alta, si parla del futuro della nostra città, futuro dei nostri figli e delle nostre generazioni. Poi vi è un problema di coscienza, un principio di coscienza, perché lei dovrà portare avanti questo lavoro con imparzialità nelle scelte, senza fare discriminazioni, senza ricevere pressioni, senza leggere legami o contatti con sigle sindacali o con partiti e quant'altro. Poi vi è un principio di coerenza che deve seguire nell'applicazione delle linee guida, valutando l'importanza delle strutture che andrà a toccare ed evitando, secondo me, di considerare come non funzionali alcuni settori strategici come quelli relativi ad esempio ai servizi alla persona. Ma soprattutto, proprio per essere sintetico, perché credo che, ribadisco, portare una delibera così importante che riguarda lo sviluppo della nostra città, perché è una scelta coraggiosa, dovuta più che coraggiosa, è un peccato, un'opportunità persa che venga discussa senza sapere quelle che sono effettivamente gli interventi, perché tutti abbiamo capito che nel cassetto c'è già il piano che lei intenderà adottare. Quindi credo che lei debba utilizzare soprattutto il principio della competenza e della meritocrazia, perché stiamo parlando di capitale umano, di persone che non hanno colpe, che si trovano in queste condizioni non per colpa propria, ma per colpa di una politica che ha accontentato forse persone che hanno raggiunto dei livelli, magari senza averne il merito. Abbiamo una macchina amministrativa ampiamente sopra la media degli altri comuni. Beh, insomma, questi principi credo e mi auspico che possano accompagnarlo in questo percorso e che lei soprattutto sappia guardarsi alle spalle e tenere a bada la politica che inciderà su di lei, temo, e la lasci invece operare nel solco del rinnovamento delle riforme strutturali che tutti pensiamo lei abbia in mente. Grazie consigliere Capone. Ha chiesto la parola la consigliera Teormina. Prego, nella facoltà. Grazie signor Presidente. Non c'è molto da dire questa sera perché mi sembra che la delibera sia molto chiara. Volevo però così ricordare a me stessa e quindi anche a voi alcuni passaggi. Il primo, il numero dei dipendenti, 740 è alto, decisamente sì. In passato era possibile fare qualche errore in meno, la risposta è ancora sì. Però vorrei anche ricordare che questo comune, ed è stata una scelta politica di cui penso la maggioranza vada orgogliosa, ha svolto una funzione molto delicata. Se vi ricordate, negli anni 70 e 80, su molte fabbriche a Sesto San Giovanni hanno chiuso. E il Comune, non bisogna vergognarsi di questo, ha svolto un ruolo importante, che è quello dell'ammortizzatore sociale, per cui molte persone sono finite in Comune, perché diversamente rimanevano a spasso. Non è un caso, infatti, quel dato del 25% della scuola dell'obbligo. Se fossero state assunzioni fatte con altri criteri, è chiaro che quel 25% di persone della scuola dell'obbligo sarebbe più basso. È una scelta politica che secondo me è giusto che noi difendiamo, e come altre scelte politiche che ha fatto questi comuni ha dei costi molto alti, questo è chiaro, perché poi quando si intraprende questa strada non si torna indietro. A quell'epoca il Comune poteva permetterselo e quindi la risposta è stato un sì convinto e il Comune non è tornato indietro su questa scelta, in questo caso. Poi su altre scelte si potevano fare in maniera diversa. Certo, alcuni errori sono stati fatti, nessuno secondo me è perfetto, no? E chi lavora alla fine sbaglia.
poi c'è, stasera mi sembrava, scusate, forse poco rispettoso, però mi sembrava di essere su una giostra. Il nome me lo ricordo, ma non ve lo dico perché è poco carino. Quelli che girano e facciamo a chi salta più in alto per prendere la coda, no? Eccoci, non so poi alla fine chi vinca, ma poco importa, alla fine a me interessa il risultato. Però questa sera la sostanza, insomma, di tutte queste parole è che c'è un passaggio decisivo, no? Tra quelli che dicono, che dicevano che bisognava fare o che bisogna fare questo passaggio e poi chi lo fa realmente, quindi oggi qui. Grazie al dottor Tranchida, però secondo me un riconoscimento va fatto al sindaco perché ci è voluta una buona dose di coraggio e anche un riconoscimento va fatto all'assessore competente, all'assessore Innocenti, perché insomma chiacchierare dai banchi o fuori da questa macchina è cosa facile, poi prendere le decisioni all'interno io mi rendo conto che cosa assai difficile. Quindi questo riconoscimento va fatto perché la dose di coraggio doveva esserci e non poca, e ce ne vorrà ancora di più secondo me in futuro a portarla avanti, quindi gli auguri li faccio non solo al dottor Tranchida ma anche al sindaco Chittò. I criteri che sono stati presentati in questo documento, che secondo me sono chiari, cioè non so cosa bisogna altro scrivere, la partenza dai processi aziendali, la partenza cioè dalla realtà, dalla situazione attuale, non da una situazione virtuale, anche qui il punto di partenza è fondamentale, la valorizzazione delle persone, una flessibilità virtuosa, vuol dire che uno non nasce e muore in quel posto lì, ma ha la possibilità di sperimentarsi, di fare passi avanti, di conoscere anche gente diversa e quindi di crescere. Secondo me queste sono tutte opportunità. Così come la formazione, ecco, un altro punto che è fondamentale, perché probabilmente un altro aspetto che è mancato, o meglio, che non è stato fatto in maniera adeguata, è stata sicuramente la formazione, perché tutti ne abbiamo bisogno e quindi anche le persone che lavorano in comune. Un'altra considerazione, poi finisco perché veramente non c'è altro da dire. Ecco, qualcuno voleva vedere il nome, cognome, le caselline, l'organigramma, destra, sinistra. Guardate, io lo trovo veramente poco divertente e non di nostra competenza. Noi dobbiamo approvare i criteri e le linee che devono gestire questo processo. Quindi le caselline ce lo manca, lo lasciamo fare a chi di dovere. Grazie. Grazie alla consigliera Teormino. Non mi risultano, ho chiesto la parola alla consigliera Landucci, prego. Grazie Presidente, ho ascoltato con grande interesse il dibattito e devo dire non mi è piaciuta soprattutto una cosa, devo dire questa nell'ultimo intervento della collega Teormino. Spero che non sia proprio così vero che ha fatto da ammortizzatore sociale, non sarebbe stato giusto perché, come dire, ci sono strumenti diversi e non si può imputare alla collettività una scelta di questo genere, no? Cioè, se è stata fatta una cosa del genere è uno dei grandi errori del passato, perché questi errori sono errori pesanti che ci portiamo dietro a un costo che non grava sulle tasche di chi l'ha fatto, grava sulle tasche dei cittadini che lo subiscono, e questo non bisogna farlo. L'azienda comune non è fatta per fare da ammortizzatore sociale, alcuni privilegiati, no? Perché poi tra l'altro anche lì scelti come? Non vorrei che fossero stati scelti con motivi anche squisitamente clientelari, no? Cioè i miei amici li proteggo, quelli che non sono i miei amici possono rimanere al freddo, che va bene. Quindi direi che quella parte bisogna cancellarla, perché è una parte del passato che se c'è stato non andava bene, perché è uno dei grandi rischi che mi pare ci siano in questa riorganizzazione, no? Che buona parte della macchina sia stata costruita non con l'occhio e l'interesse verso i cittadini, ma con l'occhio e l'interesse verso, come dire, gli interessi politici di chi gestiva, e non è questo che si deve fare. E mi sembra che il dottor Tranchida questo l'abbia chiarito molto bene. E su questo, francamente, ci troviamo perfettamente d'accordo. Perché la macchina del comune non è al servizio di chi ha vinto le elezioni, chiunque sia, è al servizio dei cittadini. Devo dire che questo non sempre è stato così a Sesto. E questo lo dico da cittadina esterna.
Molto spesso si è avuta l'impressione che la macchina fosse costruita con grande interesse, per, come dire, anche interessi politici della maggioranza. E quindi forse questi sono anche i capi, questo è forse anche uno dei motivi per cui ci sono numeri così alti. Numeri così alti anche perché, come dire, ci sono personaggi, ora alcuni sono andati in pensione, non ci sono più, che erano noti in città come, come dire, strenui militanti, e che anche una volta andati in pensione hanno dimostrato una forte militanza. Quindi devo dire, su questo io condivido, e mi sembra che questa svolta sia importante forse perché per la prima volta mi è sembrato di notare che l'interesse è tutto per la città. La città non è più in grado di sopportare il peso di questa macchina, che evidentemente funzionava meno bene per la città di quello che si diceva. Perché è inutile che adesso fingiamo di non accogliere, non è che il consigliere Vavassori dica non guardiamo al passato, non è che ogni volta, cioè, come dire, chi ha dato, chi ha avuto, scordiamoci il passato, andiamo avanti e basta. Perché per cambiare bisogna capire dove si è sbagliato, perché sennò non si può cambiare. Se non si capisce dove si è sbagliato. Mi sembra che il dottor Tranchida abbia messo chiaramente in luce dove si era sbagliato. E devo dire che coincideva quasi perfettamente con quello che dicevamo noi. Io non posso che dire che sono d'accordo. Sono d'accordo perché questa riorganizzazione mi trova molto favorevole. Così come sono stata d'accordo col fatto che bisognasse risanare le farmacie, col fatto che bisognasse prima ancora risanare la pelucca, perché altrimenti qua non si sta più in piedi. A volte la mancanza di soldi, il bisogno, acuisce anche le capacità. Oltretutto devo dire che stasera c'è una piccola grande soddisfazione che non può intervenire da ultimo rivolta per insolentire tutti quanti nel dibattito consiliare, questo devo dire che è una soddisfazione non da poco. E quindi in questo veramente il silenzio di rivolta è uno dei grandi regali di questa serata. Indubbiamente uno dei grandi regali, e anche per il futuro credo che questo sia un grande bene per il Consiglio, perché ci sono personaggi che spero facciano molto bene come vice sindaco, ma che nel Consiglio secondo me non sempre hanno fatto bene al Consiglio, ma è una mia opinione naturalmente. Quindi io sono molto convinta di questa scelta, sono molto convinta che questa scelta rispecchi anche un profondo cambiamento che il PD sta subendo a livello anche nazionale, perché indubbiamente la spinta è una spinta diversa, è una spinta che ha cambiato l'obiettivo. L'obiettivo non sono più soltanto le clientele politiche, cosa che qui purtroppo si è sempre sentita molto, 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 ma cominciano a essere anche i bisogni dei cittadini, tutti i cittadini, non soltanto quelli di riferimento politico. Perché secondo me questo assesto abbiamo sempre sentito, che l'occhio della maggioranza, l'occhio dell'amministrazione era molto centrato sui bisogni di quelle che possiamo chiamare, tra virgolette, ma in senso buono, le clientele politiche, cioè io faccio le cose che vanno bene a quelli che penso che mi voteranno. Gli altri, peggio per loro. Gli altri si arrangiano. Se sono d'accordo, bene, se non sono d'accordo, fa niente. E questo naturalmente anche a spese delle tasche di quelli che non sono d'accordo. Ecco, mi sembra che la riflessione del dottor Tranchida vada proprio contro questo andazzo. Questo andazzo che era visibilissimo in Consiglio, nello scambio continuo di amorosi sensi tra la maggioranza, i dipendenti, le cose, era continuo, era evidente, no? Era una cosa sola. E questo spero che possa cambiare, perché questo non fa bene alla città. Non fa bene alla città soprattutto adesso che le risorse sono molto diminuite. E quindi questo non è più possibile. Ripeto appunto che il bisogno modifica, a volte porta dei risultati buoni. E io su questo sono sicura che si possa lavorare bene, perché io sono sicura che i cittadini di Sesto hanno bisogno di questa maggiore efficienza, di questa maggiore efficacia, senza queste, come dire,
senza queste continue laudaziones di qualunque cosa, no? Questi sproloqui continui di ringraziamenti, di cose, scappellamenti di tutte le parti, e qui, cioè, che sono del tutto fuori posto, no? Perché la gente, i lavoratori qui, quelli che lavorano qui, facevano il proprio dovere, il proprio lavoro. No? Quindi che uno, adesso non c'è, ma non lo dico perché, ma che la dottoressa Orsetti facesse bene i bilanci, era dovuto, semplicemente dovuto, perché era profumatamente pagata per questo. Cioè, non è che, come dire, non faceva volontariato, giustamente. E questo vale per tutti quelli che lavoravano e che lavorano qui. Cioè, io non chiedo di essere ringraziata se faccio lezione, chiederei di essere punita se non facessi lezione. Perché fare lezione sono pagata per quello. Invece qui ogni volta sembrava che dovessimo, cioè ha fatto il bilancio, mamma mia, che emozione, certo ha fatto il bilancio, doveva fare, qui per quello, cioè oppure abbiamo ristabilito le aliquote della TASI, oh mamma mia, va bene, certo, c'è un servizio intero che si preoccupa di fare questo, mi sembrava del tutto normale. Quindi, mentre io non sono d'accordo, devo dire sono d'accordo con la consigliera Teormino lì quando mi dice che forse, certo qui non bisogna, io qui sono d'accordo che non bisogna noi sentire i nomi, non abbiamo le competenze, cioè non dobbiamo noi qui discutere l'organigramma, è chiaro che non è il posto adatto, dobbiamo discutere le linee, dobbiamo rivedere come funziona quando la cosa parte, ma come dire, francamente non, come cosa possiamo dire? Non conosciamo, non sappiamo, non è che possiamo entrare qui, dobbiamo effettivamente, questa è una scelta che compete alla maggioranza, mi sembra che la scelta del dottor Tranchida sia sicuramente condivisibile, e questo non possiamo farlo noi, cioè noi non siamo dei esecutivi, non siamo degli esecutivi, quindi questo non va bene, cioè non siamo l'ufficio, come dire, la direzione dell'azienda, noi dobbiamo semplicemente dare le linee guida. Sono in questo senso profondamente condivisibili perché rappresentano una svolta notevolissima e mi sembra che questo possa portare bene a tutti i cittadini che fino adesso spesso hanno subito delle scelte che non sempre li favorivano, perché come succede molto spesso per la macchina statale, quindi non è solo una colpa del comune di Sesto, è molto diffusa, a volte, come dire, sembra che la macchina sia costruita per chi ci lavora, non per quelli che devono usarne i servizi, e questo secondo me è un grave errore, no? Vale per le poste, vale per le scuole, vale per i ministeri, vale per le amministrazioni comunali, provinciali, regionali e ministeriali. E quindi io spero che questo sia davvero un momento di vero cambiamento. Perché di questa la città ha bisogno e io ho sempre trovato che non c'è luogo migliore che dimostra questa necessità di cambiamento che il salone dell'anagrafe. Perché le macchine che ci sono adesso sono quelle che c'erano quando io ho preso la residenza qui nel lontano 1973. Non va bene, non va bene. C'è qualcosa che non funziona, no? Cioè, con quello che spendiamo non è possibile che il salone dell'anagrafe sia oggi uguale al 1973. Fa ridere quando c'erano le macchine da scrivere, praticamente con quelle robe, grazie, che salivano su e giù. È chiaro che bisogna intervenire pesantemente per migliorare il servizio. Perché migliorare il servizio investendo in organizzazione, non soltanto o non più anche in, come dire, in legami più o meno ampi e più o meno clientelari, come purtroppo sicuramente c'è stato. E sono molto contenta di questa svolta. Deve chiudere, grazie. Certo che adesso questo qua è un esempio appunto di quello di cui sto parlando, un esempio fulgido francamente di questa cosa qua, come tutti sanno e come possiamo vedere, no? E quindi credo che di dover augurare buon lavoro al dottor Tranchida, perché certo è un lavoro prezioso per tutti i cittadini, specie quelli che sono davvero fuori di questo palazzo. Grazie. Grazie alla consigliera Landucci, ha chiesto la parola il consigliere Nossa. Ne ha facoltà, prego. Sì, grazie Presidente. Buonasera e buona serata a tutti. Innanzitutto io ho sentito
dai banchi che sono di fronte a me, che sono fronte a me, ho sentito la parola clientela politica in senso buono. Per me la clientela politica non esiste, è una schifezza. Ed è stato uno dei principali mali di questo paese, al di là di chi l'abbia portata avanti. E mi sentivo di dirlo e l'ho detto. Ho sentito anche dalla consigliera Franciosi parlare di fuoco amico, è una frase, paragone molto, che ci calza a pennello, diciamo, in certe situazioni, anche perché in alcune guerre il fuoco amico ha fatto più morti del fuoco nemico, quindi penso di aver capito il senso della sua frase. Nel nostro intervento faremo delle brevissime considerazioni nostre e ci soffermeremo su alcune linee guida collegate alla delibera e faremo di conseguenza delle proposte, come anche il nostro compito. Innanzitutto, leggendo le linee guida che sono attaccate alla delibera, ci viene in mente che, a nostro parere, la definizione dei modelli organizzativi, come viene evidenziato nelle linee guida che sono legate alla delibera, devono, a nostro parere, andare di pari passo con la ridefinizione dei modelli logistici, in quanto questa seconda azione permette di essere agili all'interno della struttura e maggiormente puntuali nel dare risposte ai cittadini. Luoghi di lavoro e metodo di lavoro, dove ognuno prende e ognuno dà qualcosa quotidianamente. Non dimentichiamoci che passiamo più tempo sul luogo di lavoro che a casa nostra. Condizioni e ambiti lavorativi che danno un senso di appartenenza alle risorse umane operanti all'interno dell'amministrazione comunale. Luogo di lavoro deve essere inteso come luogo di identità personale e integrazione sociale. Una riorganizzazione dei processi produttivi e funzionali non può prescindere dal contributo attivo, responsabile ed esperto delle risorse umane operanti all'interno dell'amministrazione comunale. E deve vedere il rapporto dell'amministrazione verso i cittadini se stessi migliorare sia in termini di efficacia, di tempistica e non da ultimo di responsabilità. In poche parole, la riorganizzazione deve portare benefici alla città e ai nostri concittadini. Noi pensiamo che le linee guida legate alla delibera abbiano le premesse per attuare questi obiettivi. Aree organizzative e macrofunzioni della struttura. Noi pensiamo che a fianco dell'area strutturale, dell'area dei diritti della cittadinanza, della qualità dei servizi, dell'area tecnica, andrebbe creata una quarta area, un'area finanziaria, visto i tempi economici che stiamo vivendo in questo momento. Il metodo presente nelle linee guida spinge, a nostro avviso, i processi lavorativi da una struttura quasi gerarchica a una struttura line staff, una struttura sicuramente più agile, maggiormente operativa e orientata ai bisogni che oggi, nel 2015, la cittadinanza ha. A questo punto ci sembra corretto suggerire la possibilità di inserire all'interno e in futuro una pratica che è, diciamo, d'attualità e molto diffusa nelle aziende private, che si chiama job posting. È una sorta di vera e propria mobilità interna su base volontaria. Occorre favorire un cambiamento del sistema e non un suo adattamento, una riorganizzazione dei processi e l'attivazione di un ciclo di apprendimento finalizzati al miglioramento continuo. Ad avviso di SEL, quindi a nostro avviso, si potrebbe implementare un sistema di gestione per la qualità conforme ai requisiti della norma UNISO 9001, mi sembra, nel caso comunale, che porterebbe dei vantaggi, come per esempio la diminuzione dei costi connessi all'inefficienza delle attività svolte dovute a fattori di iter burocratico o di poca chiarezza nelle mansioni da svolgere. Porterebbe vantaggi nella puntuale definizione delle responsabilità, porterebbe benefici creando percorsi di crescita professionale delle risorse impiegate, porterebbe una maggiore trasparenza verso i cittadini. In commissione, mercoledì scorso, è stata sollevata un'ipotesi da parte di un commissario presente di una esternalizzazione del CDD di Via Boccaccio. Possibile esternalizzazione ripresa da un quotidiano a tiritura nazionale il sabato successivo. Lo diciamo chiaramente da subito, SEL su queste esternalizzazioni non c'è e non ci sarà. A più riprese in commissione, durante la presentazione della delibera e delle linee guida collegate ad essa, si è ampiamente parlato di condivisione. Vorremmo sottolineare che per noi le parole condivisione, ascolto, coinvolgimento, insieme sono un must. Sono il punto zero della delibera, sono le fondamenta della delibera. Si è detto molte volte riorganizzare per razionalizzare. Attenzione, ultimamente in logiche aziendali estranee al nostro comune, fortunatamente, e che noi come forza politica non condividiamo, sotto il verbo razionalizzare
si nascondono licenziamenti, dismissioni, esternalizzazioni o creazioni di società ad hoc, aventi l'unico scopo di diminuire le tutele e i diritti dei lavoratori, come se con le ultime leggi approvate in Parlamento ce ne fosse ancora bisogno. Il miglioramento delle prestazioni per l'amministrazione comunale è l'elemento centrale dell'azione di modernizzazione. La qualità delle prestazioni rese ai cittadini se stessi, i nostri datori di lavoro, richiede l'ottimizzazione costante dell'utilizzo delle risorse disponibili e dei processi di produzione ed erogazione dei servizi. Le amministrazioni devono innovare sia i processi che i servizi finali, non perdendo mai di vista il modificarsi dei bisogni da soddisfare. A questo scopo, ciascun settore dell'amministrazione comunale deve individuare le priorità rispetto alle quali intervenire, pianificare i necessari cambiamenti in modo integrato e funzionale alle proprie esigenze, avvalendosi delle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie e mettendo in pratica una costante e continua azione di formazione del personale. Un lavoratore formato è una risorsa per l'amministrazione, ma anche per se stesso. Si è parlato anche di meritocrazia. Volevo fare un esempio di meritocrazia. Le banche, gli istituti di credito. Pessimi risultati, ma per manager e super manager, grandi benefit e premi a pioggia. Quindi attenzione alla meritocrazia. Pianificare quindi gli obiettivi per arrivare ai risultati meritocratici. Gli obiettivi vanno pianificati con i dipendenti, condividendoli e spiegandoli, ma in egual misura i dipendenti devono poter valutare i loro dirigenti. Grazie. Grazie consigliere Nossa. Non risultano più. Ha chiesto la parola la consigliera Pietra. Ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Chiedo la parola e chiedo il dimezzamento dei tempi perché hanno già detto molto, soprattutto la consigliera Teormino ha detto molte delle cose che io penso. Però io credo che guardare col metro del presente il passato porta sempre a fare degli errori. Mi riferisco a quella parte per alcuni così scandalosa che invece giustamente ha difeso la consigliera Teormino del periodo delle chiusure delle grandi fabbriche di Sesto. Io non c'ero qua, non in questa aula, non so chi ha detto, lo dicevamo, noi l'abbiamo sempre detto, eccetera, però ero nella città, ero nei movimenti e ricordo la tensione sociale di quei momenti, il dramma che si viveva in città e proprio anche una tensione sociale, una tensione di ordine pubblico, eccetera. Non so se ve lo ricordate, i tempi delle chiusure delle fabbriche. E il Comune ha fatto questa azione di assorbire alcuni posti di lavoro, azione peraltro chiesta dai maggiori sindacati e mai sconfessata dai governi di allora, perché c'era un'atmosfera, era un tempo diverso, per cui non possiamo con gli occhi di adesso, con i tagli di adesso, con la situazione di adesso, andare a riportare quel passato come se stesse accadendo adesso. Era allora, con quella tensione, con quei drammi e con l'atteggiamento sia governativo che dei maggiori sindacati e le organizzazioni dei lavoratori che chiedevano al Paese delle cose. Detto questo, dopodiché credo che oggi noi siamo qua a votare, a approvare delle linee programmatiche. Sono d'accordo con tutte le persone che hanno detto che poi il lavoro dell'organigramma non compete assolutamente a noi. Lucia, salgo un attimo su quella bellissima giostra che si chiama Calci nel sedere e visto che tutti si mettono le medaglie voglio ricordare due cose. Uno, che questo modo di fare è partito subito all'inizio e ricordo che la nostra sindaca ha cominciato a fare immediatamente un risparmio non sostituendo due figure dirigenti e quindi stiamo lavorando dall'inizio su questo. E due, per ricordare in quest'aula, per chi non lo sapesse, che il gruppo consigliare del PD ha discusso da tempo di queste cose, ha voluto fortemente una riorganizzazione della macchina comunale, ha guardato laddove c'erano delle pecche e delle cose che secondo noi non andavano bene e delle cose che dovevano adeguarsi alla situazione reale. Quindi mi faccio un giro anch'io, magari prendo la bambolina e vinco un giro gratis. Grazie.
Grazie alla consigliera Pietro. Ha chiesto la parola il consigliere Foggetto. Ne ha facoltà, prego. Sì, anch'io rubo pochissimi minuti perché tanto, quasi tutto è già stato detto. Anch'io innanzitutto parto con lo sposare l'intervento della consigliera Teormino, nel senso che anch'io sono molto d'accordo su quello che diceva e rivendico, andrebbe rivendicato il ruolo che il Comune si è inventato e reinventato in momenti di, come diceva la consigliera Pietra anche adesso, di altissima tensione sociale e che hanno portato Sesto ad evitare di diventare esempi, emulare esempi drammatici che ci sono in giro per l'Italia, che se poi fosse successo oggi saremmo accusati di non aver aiutato quelli che finivano fuori dalle fabbriche che andavano a chiudere. Niente, anch'io sono molto d'accordo anche con quanto detto prima dalla consigliera Iosa. Io non credo che noi si debba dei ringraziamenti al dottor Tranchida. Io penso però che ci si debba assolutamente complimentare col dottor Tranchida perché al di là del fatto che ci piaccia o meno, nel poco tempo dal quale riveste l'incarico che ricopre, aver già steso una linea, un piano strategico come questo, dimostra quanto sul serio sia stato preso l'incarico e quanto il metodo nuovo di arrivare immediatamente al punto andando a sciogliere i nodi che ci si trova di fronte. Nella parte finale, per analizzare le linee guida di cui stiamo parlando, nella parte finale delle slide c'è un confronto tra questa e le altre città, cioè Cinisello, Cologno e Rho, se non sbaglio. Innanzitutto ci tengo a dire che, a parte qualcosa che salta agli occhi e di cui parleremo dopo, la situazione non è quella situazione drammatica ed emergenziale di cui parla qualcuno. Salta agli occhi naturalmente questa eccessiva presenza di alte professionalità, di posizioni organizzative e di dirigenti che trasformano questa macchina in più motore che ruote, mettiamola così. E su questo si va a lavorare con questo piano e con queste linee guida che stiamo discutendo questa sera. In che modo? Riorganizzando i settori, accorpando, diminuendoli, accorpandoli secondo i punti comuni che hanno tra di loro e diminuendoli. In questo modo gradualmente andremo a diminuire queste figure che in questo momento appesantiscono questa macchina organizzativa, questo corpo organizzativo del Comune. All'interno di quel confronto che c'è alla fine di queste slide, altri dati, tenendo conto che questo è un dato molto preoccupante, ma altri dati che preoccupino non ne vediamo, nel senso che anche questa massiccia presenza di dipendenti comunali, dipendenti per cittadino, è vero che abbiamo molti più dipendenti per cittadino delle altre città prese a confronto, ma allo stesso modo, mi pare sia stato detto in commissione, perché io sono uscito prima, non ho sentito la parte del dibattito, allo stesso modo abbiamo anche molti servizi che gli altri comuni non vantano. Abbiamo 8 asili nido comunali, abbiamo il CDD di cui si parlava prima, abbiamo servizi che trasformano questo dato da preoccupante in un dato che a nostro parere dovrebbe essere un vanto e orgoglio dei cittadini se stessi. Un dato che forse può essere preoccupante è il dato dell'anzianità media in servizio, che di per sé non dovrebbe essere un dato, anzi di per sé è un dato positivo, perché 18 anni di anzianità media dei dipendenti vuol dire che c'è un ottimo rapporto con i propri dipendenti, appunto. Diventa preoccupante, fa vedere, si trova la sua negatività nel momento in cui questo dato va a incrociarsi col basso indice di rotazione che c'è stato fino adesso, ma anche una maggiore rotazione delle personalità dipendenti del Comune è tra gli obiettivi di queste linee guida. Quindi
quindi anche una valutazione, anche e soprattutto una valutazione, una maggior valorizzazione di quello che si chiama, di quello che è stato chiamato diverse volte in questi giorni, capitale umano, chiedo scusa. Quindi anche questo, anche su questo, queste linee guida vanno a intervenire. Detto questo, appunto, penso a qualche cosa l'ho tolto perché è già stato detto tutto, è già stato detto tanto. Ci auguriamo che queste linee guida vadano avanti per come sono state ideate e che portino questa macchina con più motore che ruote ad avere maggiori prestazioni, maggiore velocità e un consumo minore. Grazie al consigliere Foggetta. Ha chiesto la parola la consigliera Pastorino. Ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, mi riallaccio ad alcune considerazioni fatte dal consigliere Foggetta. In effetti, anche in commissione è emerso un po' un paragone con un confronto con altri comuni e giustamente il dottor Tranchida dice attenzione però, perché poi comunque è vero che i numeri ci sfavoriscono, però è anche vero che eroghiamo dei servizi che sono di una qualità talvolta migliore e di una quantità maggiore. Quindi insomma attenzione ai confronti e ai termini di paragone. È vero il discorso degli asili nido ed è anche vero che quando avevamo chiesto insomma un discorso legato al bilancio del comune di Cinisello di quanto stanziasse per i servizi sociali, i servizi alla persona, si parlava di una cifra di 250.000 euro al confronto della cifra stanziata dal comune di Sesto che era di 700.000 euro. Comunque è chiaro che è una politica diversa che si fa sul territorio e quindi è frutto anche di discussione e di una serie di riflessioni in merito. Per quanto riguarda tutto questo progetto ideato dal dottor Tranchida, però chiaramente con una collaborazione molto importante e una volontà di cambiare le cose da parte dell'amministrazione comunale, da parte del sindaco e della giunta, diciamo che chiaramente siamo favorevoli, insomma, qui si sposano delle linee guida che poi però verranno un attimino verificate man mano, è un po' come un contenitore, no? Quindi poi si vedrà anche che cosa verrà incluso in questo contenitore. Sono convinta che il dottor Tranchida abbia già chiaro, insomma, tutto questo progetto innovativo e comunque noi saremo qui a sorvegliare e a condividere anche le scelte o meno. Comunque là dove si parlerà di esternalizzazioni, come ha detto anche il NOS, insomma faremo sentire magari la nostra, saremo favorevoli o contro, comunque qui la politica dirà la sua, insomma siamo qui apposta anche per condividere dei percorsi insieme. Mi è piaciuto molto il discorso che ha fatto il dottor Tranchida quando parlava comunque di aver condiviso una parte del percorso anche con i lavoratori ed aperto un incontro con le sigle sindacali, perché comunque insomma è un qualcosa di così innovativo che ha bisogno anche comunque di non dico un appoggio, però insomma di una comprensione da parte dei lavoratori, perché poi insomma tutto il motore gira attorno ai lavoratori che andranno anche loro a sposare una nuova idea di riorganizzazione. Chiaro che talvolta la si subisce, immagino, anche perché guardate che comunque è difficile anche per noi tante volte andare a decidere su delle cose che riguardano i lavoratori, ve lo dico in prima persona, ma insomma coinvolge tutti i consiglieri che sono qui e tutti gli esponenti della giunta, perché comunque ci si pensa, perché non sono tutti dirigenti, ci sono anche persone che prendono degli stipendi normalissimi e quindi l'idea magari che insomma non possano più prendere lo straordinario, non possano più prendere alcune cose che potevano arrotondare un attimino quello che poteva essere il compenso mensile, insomma ci fa riflettere anche su queste cose. Non tutti sono dirigenti. Sul discorso anche delle premialità, noi abbiamo discusso all'interno del partito, nel gruppo consigliare, eccetera,
Perché? Perché comunque bisognava rivedere qualcosa, era chiaro, no? Quindi questo era un percorso che comunque andava fatto, il dimezzamento innanzitutto di quelle che erano le premialità, anche perché siamo andati a votare anche alcune situazioni, siamo andati a prendere in considerazione alcune situazioni, vedi le farmacie comunali, laddove i dirigenti si sono visti decurtare totalmente la premialità, per cui qui si parla di trasparenza ma anche di equità, quindi dobbiamo sempre cercare di avere in mente come agiamo anche in altre situazioni che non sono solo quelle dell'amministrazione comunale. Dico una cosa, ci troviamo tante cose da affrontare, quindi in 2 anni e mezzo sinceramente abbiamo messo mano a tantissime situazioni, vuoi le farmacie comunali, quindi la riorganizzazione delle farmacie che è costata insomma anche dal punto di vista, ripeto, anche personale, emotivo, eccetera, si conoscono le persone, si va in giro per Sesto, quindi è chiaro che si è anche sotto pressione, però la riorganizzazione era una cosa importante, era una cosa che si doveva fare, magari si doveva fare anche un po' prima, invece vabbè, insomma, abbiamo concentrato tutte queste, tutto questo rinnovamento in questo periodo consiliare, quindi va bene, prendiamo atto che saremo i rinnovatori. Farmacie e poi, non so, anche la polizia locale, abbiamo rivisto alcune cose, quindi ci siamo già, insomma, confrontati su tanti temi in città, temi importanti che hanno visto una riorganizzazione di alcuni aspetti. Detto ciò, sono favorevole, è un progetto, diciamo così, ambizioso, ma dico ambizioso nel senso positivo, E penso che il dottor Tranchida abbia insomma le carte in regola per poterlo portare avanti. Poi spero che il progetto abbia gambe autonome e indipendenti, per cui quando, qualora dovesse decidere di affrontare un'altra sfida, insomma, sicuramente saremo in grado di portarlo avanti nel migliore dei modi. Va bene, ho detto tutto. Grazie mille. Grazie alla consigliera Pastorino. Se non ci sono più chiesto la parola, il consigliere Romaniello. Ne ha facoltà, prego. Sarò brevissimo, non preoccuparti. Allora, prima però, consentitemi di rivolgere un saluto ad Anna Maria Antonioli e a Savino Gianvecchio, che non sono qui per motivi fisici, avrebbero voluto esserci, probabilmente ci stanno seguendo da casa. Allora, si è capito, qui non si vuole prendere distanza dal passato, però il passato per sua natura non cambia e quindi è inutile stare qui e tanto a menare il torrone, però possiamo cambiare il futuro e lo possiamo cambiare o in maniera passiva o essendo protagonisti insieme a chi in questo momento ha deciso di fare un certo tipo di percorso. Io sono contento questa sera di poter votare, di essere protagonista insieme al mio sindaco, insieme alla giunta e spero anche insieme a qualcuno dei consiglieri di opposizione. Prima qualcuno si chiedeva perché votare, o meglio, perché ci viene chiesto di votare una delibera come questa. Non pensiamo che basti un PowerPoint, 4 dati, pur ammettendo la difficoltà che ci è voluta per ricostruirli, per portare avanti un cambiamento epocale di questo tipo. Ci vuole soprattutto un cambiamento di carattere culturale. E il cambiamento di carattere culturale deve passare attraverso la condivisione politica, attraverso un passaggio, più passaggi in Consiglio Comunale. Noi dobbiamo avere consapevolezza di questo, dobbiamo appoggiare questo cambiamento, perché come diceva giustamente la Landucci, la macchina è di tutti e se funziona bene, funziona bene per tutti. Su questo non ci devono essere, diciamo così, dubbi. Io la settimana scorsa, quando abbiamo discusso in commissione, nel tragitto che ho fatto per venire qui, ho incontrato una dipendente comunale che era entusiasta. Aveva quasi gli occhi lucidi a sapere che noi ci stavamo occupando di questo tema qui. Allora, quello che voglio dire è che anche come mi sono a volte speso nell'invito in occasione di quello che è stato il lavoro sulle farmacie comunali, spero che ci sia, ma non dubito che ci sia, una fattiva collaborazione da parte di tutti i dipendenti comunali.
devono essere loro i primi attori di questo cambiamento. Perché siamo in una situazione di crisi, dobbiamo trovare un nuovo punto di equilibrio. E i dipendenti comunali devono essere attori, protagonisti di questo nuovo punto di equilibrio. Probabilmente non sarà come prima, però questo non necessariamente sarà una cosa negativa. Chiudo e non ringrazio nessuno, nemmeno Tranchina stasera. Non più tardi di 3 anni fa la nostra città balzava alla cronaca nazionale per quello che è stato poi definito il sistema Sesto. Io spero che fra qualche anno si parli del modello Sesto. Grazie al consigliere Romaniello. Ha chiesto la parola il consigliere Lanzoni, prego. Sì, sarò veloce perché abbiamo detto di tutto e di più. Oltre a salutare i consiglieri che mancano per problemi fisici, anch'io saluto Angela Titta Ferrante che dagli Stati Uniti ci sta seguendo anche con problemi di fuso orario. Ad ogni modo, cioè quello che è vero che il mondo cambia, è vero che ci troviamo qui oggi a discutere di questa cosa, ma il problema semplicemente perché mancano le risorse, no? Allora io mi chiedo, comunque i cittadini hanno pagato dagli anni 70 ad oggi e comunque quando ci sono stati degli errori nessuno ha rimesso mano al portafoglio, no? Nei confronti dei cittadini. Quindi comunque sento dire dai banchi in fronte a me, c'è chi non vuole guardare il passato, c'è chi riconosce gli errori, ecco. Io spero semplicemente che con tutte queste ristrutturazioni che andiamo a fare, con il recupero delle risorse e con tutto quello che è stato in passato, farmacie eccetera eccetera, che ci sia effettivamente da parte di chi sbaglia comunque il riconoscimento degli errori e non vengano penalizzati sempre i cittadini, come ad oggi di fatto la storia ci insegna. Grazie. Grazie al consigliere Lanzoni. Se non ci sono più interventi, darei la parola al sindaco come amministrazione comunale. Prego. Grazie Presidente, grazie a tutti i consiglieri e a tutte le consigliere che sono intervenuti questa sera. Dibattito ricco, pieno di spunti. Dal mio punto di vista un po' strabico, perché comunque si arriva qui oggi, è vero, anche perché c'è un contesto nazionale che ci obbliga oggi, forse ci obbligava anche ieri, insomma c'è una frattura a livello nazionale rispetto a come stanno cambiando le politiche rispetto agli enti locali, ma non è questa la motivazione prima per cui ci avviciniamo a questa delibera. E soprattutto, francamente, allora io credo che la storia di Sesto sia una storia anche molto importante proprio per i motivi anche che diceva la consigliera Teormino. Io non so se è stato un ammortizzatore sociale, sicuramente è stato un elemento di compensazione rispetto a molte tensioni che avrebbero potuto fare di questa città una città che, come dire, non è cresciuta, come dire, che avrebbe potuto non crescere nella tranquillità. Non è soltanto, voglio ricordare, il ruolo che l'amministrazione comunale, ma guardate tutti gli enti pubblici, perché sembra che Sesto abbia avuto un ruolo particolare, unico, primario, all'epoca quando c'è stata la chiusura delle grandi fabbriche l'hanno fatto un po' tutti gli enti pubblici, e Sesto ha avuto il suo ruolo principale avendo qui grandi imprese che chiudevano. Ma addirittura anche negli anni 50, mi ricordava un amico, voglio dire, molte persone venivano lasciate a casa perché licenziate, quindi probabilmente trovavano anche venivano lasciate a casa perché scioperavano e quindi venivano licenziate, quindi forse trovavano un posto anche qui in comune. Ora, giusto o sbagliato, io francamente non lo so. Sicuramente so che questo
perché non ho vissuto quel periodo. Non lo so perché non ho vissuto quel periodo in prima persona, a differenza della consigliera Pietra, però sicuramente ha allentato molto le tensioni che anche in altre parti d'Europa abbiamo visto, invece in altre città ci sono state. E poi comunque dedicare anche una serata su tutti quelli che sono stati anche i servizi innovativi di questa città nel passato non sarebbe male, perché è anche un peccato avere la memoria breve, insomma, ma è uno per tutti, cioè da qui partono grandi riflessioni pedagogiche rispetto all'inserimento dei ragazzi disabili nelle scuole. Poi purtroppo sono pensieri che hanno trovato una loro un'attuazione fino a un certo punto, poi non l'hanno più avuta proprio perché mancano le risorse. Qui magari aprire un dibattito su questo e fare delle riflessioni serie non sarebbe male. Però ecco, non vorrei fare, dico subito due cose forse impopolari. Intanto di tutto ringrazio. Io sono abituata a ringraziare anche da un punto di vista professionale. Non so, io vengo dal mondo dei libri, i libri si fanno seguendo certe regole, si fanno lavorando insieme agli autori, lavorando insieme ai redattori, lavorando insieme ai tipografi, lavorando insieme ai grafici, lavorando insieme ai distributori. Ecco, se vi capita, quando leggete un libro molte volte, vi capiterà di vedere come l'autore ringrazia delle persone, e che sono quelle persone che hanno fatto bene il loro lavoro. Certo, è una questione di abitudine, non lo so, di stile, non mi piace neanche usare la parola stile, però io voglio ringraziare i consiglieri stasera, la giunta che mi ha, come dire, aiutata anche a fare un passaggio importante, l'assessore Rita Innocenti che mi ha affiancata quotidianamente in un dibattito che ha portato poi alla costruzione della delibera di questa sera, ovviamente anche il dottor Tranchida e i suoi collaboratori. Detto questo, dirò un'altra cosa impopolare, probabilmente stupirà molti, ma la scelta di arrivare qui questa sera e la scelta di aver chiesto al dottor Tranchida di accompagnarci in questo percorso è una scelta politica, non nel senso nel senso spregiativo del termine, come ahimè purtroppo oggi si usa, ma nel senso nobile. In fondo noi, se siamo qui questa sera, anche come consiglieri comunali, come assessori, è perché abbiamo fatto una scelta politica, cioè di essere eletti dai cittadini sulla base di idee, di progetti, di proposte, e che ci portano ad essere qui. E quindi il mandato politico che è stato dato al dottor Tranchida è quello, sulla base delle linee che sono state credo molto bene illustrate e che sono state riprese dal dibattito questa sera, è proprio quello di cercare, in un momento di grande crisi economica ma soprattutto anche di ideali, di non riconoscimento di quelli che non sono più riconoscimenti poi dei ruoli, di riavvicinare i cittadini alla cosa pubblica, al bene comune, di avvicinare, come dire, di essere più vicini anche alle imprese in un momento di difficoltà. Perché dietro questa riorganizzazione, sì, ci sono i numeri di chi diminuirà, di quanto risparmiamo, ma c'è una filosofia molto forte, che è proprio questa, cioè una amministrazione comunale che in un momento di grande cambiamento vuole sempre di più ricucire quella frattura, che però, ripeto, è una frattura nazionale, non è che riguarda soltanto Sesto San Giovanni, quella frattura che si è creata tra istituzioni e comunità. Si è detto che, anche qui vorrei specificare un po' meglio, si è detto appunto che il comune è stato usato, credo il consigliere La Miranda dice ben venga che il sindaco ha usato per il comune la parola azienda, sì, però attenzione, cioè appunto proprio perché io vengo dal mondo dell'azienda, del privato, questa è un'azienda molto particolare, un'azienda di servizi, non è un'azienda che deve rendere degli utili, e ha una complessità tutta sua, ha una complessità talmente alta che anche la riorganizzazione è molto, come dire, differente, anche molto, molto complicata. E abbiamo detto durante la commissione consigliare che la riorganizzazione, questa riorganizzazione, tutte le riorganizzazioni, ma questa riorganizzazione è importante sia per il personale, per le persone che lavorano, che per i cittadini, perché devono essere, come dire, un corpo unico,
questa macchina comunale, non so se sia giusto chiamarla così, comunque questo ente pubblico deve dare risposte che siano più efficaci, che siano più efficienti, che siano più economiche, ma proprio in quella direzione, con quella filosofia di avvicinare il cittadino e di avvicinarci forse anche ai cittadini. Quello che vorrei che però rimanesse in tutti noi, che la riorganizzazione si fa sì sulla teoria, ma però ci sono poi persone, storie, professionalità. Io in questi tanti anni ormai che frequento il comune, da assessore prima e da sindaco ora, devo dire che ho conosciuto tantissime persone, lavoratrici, lavoratori ad ogni livello, anche dirigenti, anche PO, anche, però insomma, che danno molto. A volte danno tanto proprio perché credono nel loro lavoro, e andrebbe forse in questa necessità di riorganizzare, c'è proprio la necessità anche di rimotivare moltissime di queste persone. Una rimotivazione che passa appunto attraverso una nuova visione del fare comunità, dell'essere comunità, ovviamente. E poi rivendico una cosa. Oggi, se siamo qui e parliamo di questa delibera, che è stato detto, sì, è vero, non è oggetto, come dire, non è obbligatorio per legge portare una delibera di questo tipo al Consiglio Comunale. La Giunta avrebbe potuto farlo tranquillamente, così come è stato fatto negli anni passati, o riorganizzazioni che passano attraverso soltanto l'organo di Giunta, perché è l'organo competente. Però, ecco, io rivendico invece con grande forza che questa amministrazione, questa maggioranza, decide non adesso, ma decido fino al momento in cui si è insediata, di fare scelte coraggiose, trasparenti e in piena, come dire, creando un dibattito aperto. In questo siamo assolutamente innovativi. Sì, in questo siamo innovativi. Ma non lo siamo non rispetto a questa amministrazione. Vorrei capire quante altre amministrazioni portano in Consiglio Comunale linee guida per l'organizzazione di un comune. Ma lo facciamo perché un passaggio come questo è un passaggio appunto che o si fa tutti insieme da un punto di vista politico o diventa un passaggio faticoso, diventa un passaggio che non riesce a motivare. Diventa un passaggio per cui ci potrebbero essere sempre delle contrapposizioni. Invece deve essere un'occasione, un rilancio, un fare scuola, perché no? Magari un fare scuola rispetto a certi passaggi della pubblica amministrazione. Io francamente non so se il modello che verrà, come dire, votato questa sera nelle sue linee guida debba sempre rimanere uguale a se stesso, guardate. Cioè, mi perdonerà il consigliere La Miranda, però non è che c'è un modello unico per sé, un modello unico uguale a se stesso, soprattutto quando si parla di un'azienda che non fa prodotti ma fa servizi. I modelli devono essere adeguati al momento e ai bisogni della necessità della comunità in quel momento e in quel contesto. Per questo noi interveniamo, perché crediamo che questo modello organizzativo in questo momento renda anche difficile, tra l'altro, il lavorare all'interno della macchina comunale, e quindi rende difficile dare delle risposte adeguate. A noi compete questo. Poi fra 10 anni, fra 5 anni, fra 15 anni, se cambiano i bisogni, se cambiano le richieste da parte dei cittadini, io credo che chiunque ci sarà dovrà essere in grado di rimettere mano a un'organizzazione che non può rimanere uguale a se stessa per sempre. Sarebbe un errore, ovviamente. Poi, ovviamente, tutto è migliorabile e deve essere accompagnato. Fondamentale in questo passaggio organizzativo, ovviamente, è che il personale deve essere protagonista, ma anche, come dire, accompagnato con un percorso di formazione rispetto, ovviamente, ai diversi ambiti, che diventa prioritario, perché sennò qualunque cambiamento sarebbe un cambiamento calato dall'alto. Già i cambiamenti comunque sono difficili a prescindere, cioè c'è un
Io sono passata nella mia vita attraverso tantissime quattro riorganizzazioni aziendali, sono comunque difficili, non è che siano dei passaggi facili, a maggior ragione quando sono passaggi così importanti. E quindi è chiaro che un momento di motivazione, formazione, di accompagnamento è prioritario. Quando ho detto all'inizio, non è soltanto la motivazione economica quella che ci spinge. Beh, io credo che la slide dove si evidenzia il trend costo del personale, dove si vede come negli ultimi 4 anni ci sia stata una diminuzione, si può anche andare avanti e diminuire il personale senza avere un'idea, senza avere una visione, senza avere un obiettivo. Noi vogliamo invece, come dire, in questa occasione, rimettere mano avendo quella visione, quell'obiettivo che dicevo prima. Quindi un mandato forte, un mandato politico, un mandato che dovrà vedere anche, credo, un accompagnamento nella discussione che dovrà continuare con i consiglieri comunali. È stato chiesto durante la commissione di poterlo fare. Credo che valga ribadito qui in questa sala la disponibilità che ovviamente l'amministrazione comunale dà attraverso la professionalità del direttore del personale dell'organizzazione di accompagnare i diversi passaggi anche con degli incontri di commissione dedicati qualora i consiglieri comunali lo richiedessero. Si parte da domani, non è che si parte da fra 2 giorni, 3 giorni, forse si è già partiti con questa discussione, si è già partiti forse anche, rivendichiamo anche un po' il ruolo di questo Consiglio Comunale, si è già partiti con quell'ordine del giorno del giugno dell'anno scorso, con quella delibera che ha recepito quell'ordine del giorno, con un percorso che ha portato a fare la scelta di oggi. Una scelta, ripeto, che vorrei venisse apprezzata da tutti, perché non è scontata, sulla quale poi noi ci misuriamo rispetto alla credibilità in generale, ci misuriamo rispetto alla credibilità della politica e alle risposte che deve dare ai nostri cittadini e alle nostre imprese. Io qui mi fermo, il lavoro sarà tanto, ma io credo che sarà bello e sarà anche stimolante, che i risultati si vedranno e che a vederli sarà soprattutto ovviamente la città, perché il nostro riferimento per noi tutti, per lavoratori e amministratori, la nostra risposta deve essere quotidiana sempre nei confronti dei cittadini e delle imprese. Grazie. Grazie al Sindaco. Adesso procediamo con l'esame degli emendamenti presentati, che risulta l'unico che è stato presentato all'amministrazione comunale, che verrà illustrato dal Sindaco, prego. Sì, credo che i consiglieri comunali abbiano avuto in mano l'emendamento che propone, che prende atto di 2 richieste che sono state fatte nel corso della discussione. E quindi il deliberato viene arricchito da questi 2 passaggi, cioè il riconoscimento del merito e collegamento con la premialità favorendo la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti al fine del continuo miglioramento dei processi e dei servizi offerti, e l'altro punto, la partecipazione attiva del personale nella progettualità del nuovo modello quale requisito indispensabile per la riuscita del progetto stesso. Grazie. Prima di andare in votazione, i consiglieri possono intervenire come dichiarazione di voto. Quindi non ci sono richieste, mettiamo subito in votazione l'emendamento presentato dall'amministrazione comunale. Inizio votazione, prego. Regia. Sì, provvediamo alla votazione.
Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 20, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 20. Consiglio approva. Grazie, è stato presidente, presentato. Scusi, mi sono distratta. Mi sono distratta un attimo. Voto a favore anch'io all'emendamento. Si ha il microfono acceso, grazie. Eh sì, è rosso. Presidente, voto a favore alla delibera, grazie, dell'emendamento. Va bene, procediamo con l'ordine del giorno. Chi è che illustrerà? Perché è stato presentato in prima firma dal consigliere Vavassori del PD. Quindi se lo illustrerà lei, grazie. Prego. Sì, grazie, signor Presidente. Velocemente leggo l'ordine del giorno. Ordine del giorno che è stato condiviso da tutti i consiglieri del Consiglio Comunale. Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni, nell'approvare le linee guida per la riorganizzazione dell'ente, esprime apprezzamento per la scelta compiuta dal Sindaco e dalla Giunta Comunale, tradotta efficacemente e da tempi strettissimi dal Direttore del Personale dell'Organizzazione nelle linee guida approvate questa sera. Il Consiglio Comunale invita il Sindaco a dare compiuta informazione alla prima Commissione Consiliare sul percorso di concreta attuazione della riorganizzazione che si svilupperà nelle prossime settimane, in accordo col cronoprogramma previsto. Il Consiglio Comunale esprime l'avviso che dalla riorganizzazione debbano uscire rafforzati tutti i servizi diretti ai cittadini e alle imprese. Una città semplice che attira impresa e lavoro, che fa venire voglia di venire ad abitarci e di rimanerci, è l'obiettivo a cui mirare, alzando significativamente lo standard qualitativo dei nostri servizi e valorizzando le eccellenze già presenti, in particolare attraverso un sempre maggiore utilizzo intelligente delle nuove tecnologie. L'anno dell'Expo dovrà dunque essere quello anche di una Sesto rinnovata nella struttura organizzativa del suo comune e sempre più attrattiva. Come detto all'inizio, questo ordine del giorno porta la firma di tutti i consiglieri comunali. Grazie, passo la parola al Sindaco per la dichiarazione. Prego. E condividendo appieno i contenuti dell'ordine del giorno, lo faccio mio direttamente. Grazie. Grazie al Sindaco. Quindi l'ordine del giorno non va in votazione perché c'è stata l'accettazione da parte del Sindaco. Quindi, come da regolamento, procediamo a questo punto con la dichiarazione di voto, iniziando dal gruppo Giovani Se Stessi. Prego. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole. Grazie consigliera Iosa. Federazione della Sinistra, consigliere Foggetta. Sì, permettetemi un attimo, prima non entro più nel dibattito ringraziamenti e complimenti perché non, però prima ho espresso complimenti solo per il dottor Tranchida, mi sento anche di doverli allargare alla sindaco, all'assessora Rita Innocenti e a tutta la giunta che ha portato avanti queste linee guida, questa espressione della... Grazie mille. Comunque sì, aiuto, favorevole, scusate. Grazie consigliere Foggetta, Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Sì, grazie. Dunque, la riorganizzazione della struttura organizzativa della nostra amministrazione comunale non è un obbligo di legge, ma è una scelta politica che ha alle spalle un'iniziativa forte e un'attenta regia politica della Giunta e in particolare dell'assessore Innocenti e del Sindaco. Noi come gruppo consigliere di SEL non possiamo accogliere favorevolmente questa delibera se le parole condivisione, ascolto e insieme diventano un optional. Essendo certi che le parole da noi dette saranno il faro con le luci accese di questa delibera, voteremo a favore, sapendo che la Commissione verrà coinvolta puntualmente, continuamente, e precisando che in questa delibera non si parla di esternalizzare servizi e o funzioni. Grazie. Gruppo misto, la consigliera Landucci, prego. Io
credo che di dover fare due puntualizzazioni. Uno rispetto a quello che ha detto il sindaco. È vero che la riorganizzazione può essere difficile in un'azienda di servizi rispetto a un'azienda privata, però sicuramente ha un punto maggiore di facilità, cioè il fatto che è un'azienda che vive non tanto e non solo i trasferimenti, ma anche quelli sono quello, vengono dalle tasse pagate dai cittadini. Le aziende private in questo periodo hanno dovuto duramente cercare finanziamenti e imparare a vivere in un mercato molto difficile, quindi credo che da questo punto di vista fino adesso la situazione sia stata molto migliore per chi viveva dentro una cosa pubblica piuttosto che un'azienda privata, lo dico stando anch'io dentro lì, quindi lo dico anche per me, insomma, da questo punto di vista. L'altra cosa è che il mio voto favorevole è favorevole nella consapevolezza delle difficoltà che ci sono e anche nella tenerezza verso una sinistra costretta a mettere paletti da tutte le parti, sapendo, come la monaca di Monza, che ogni sì avvicina sempre di più a una monacazione forzata, no? Perché adesso mettiamo i paletti, ma è chiaro che il centro diurno disabile è già lì che incombe, come hanno già fatto capire le parole chiaramente del sindaco. Però naturalmente i posti in giunta e i posti in maggioranza e anche la così l'intelligenza di coinvolgere l'assessore Innocenti, che se non sbaglio fa riferimento proprio a SEL, mi paiono un'astuta scelta politica e il mio voto è chiaramente favorevole. Grazie alla consigliera Landucci. Gruppo Movimento 5 Stelle, la consigliera Franciosi, prego. Grazie mille. Allora, secondo noi le linee guida senza un progetto quantomeno abbozzato nelle sue macro aree possono rimanere vuote e senza una reale realizzazione. Molto spesso succede che accordi sindacali siglati dalle parti e per le quali sembrava che tutti fossero d'accordo poi vengono prontamente disattesi. Siccome per noi questo, nonostante lo sforzo che abbiamo notato e che abbiamo apprezzato e che è stata la prima cosa che ho detto all'inizio del mio intervento, di inserire all'interno della delibera le slide presentate in commissione, è apprezzabile, per noi non basta. Quando io mi riferivo a nomi e cognomi, ovviamente non mi riferivo a delle persone fisiche, ma semplicemente avere un'idea di struttura, un'idea, un progetto un po' più definito, per noi era fondamentale per poter dare un voto favorevole. L'astensione secondo noi non è un no, è semplicemente un apprezzamento all'inizio del lavoro che stiamo per svolgere. Il nostro contributo lo daremo, che venga ascoltato o meno, comunque noi il nostro contributo continueremo a darlo, per cui ci asteniamo. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Gruppo Popolo della Libertà, consigliere La Miranda. Prego. Grazie Presidente. Ma devo dire che al termine della discussione non posso che esprimere compiacimento per l'andamento della serata, non fosse altro perché raramente capita più o meno di parlare tutti la stessa lingua e di avere sintesi anche nelle capacità espositive. E da questo punto di vista mi sento di condividere un po' tutto il percorso che lei politicamente ha deciso di fare, portando qui la discussione. Il rammarico è di non conoscere completamente l'organigramma, la riorganizzazione, diciamo, che viene ed è stata già pensata dal dottor Tranchida, però tuttavia mi conforta il fatto di aver fatto un ordine del giorno collegato che ci consentirà a noi consiglieri di tenere sott'occhio e sotto controllo la riorganizzazione e quindi in quella sede anche formulare i nostri rilievi e le nostre osservazioni. In questo senso mi conforta il percorso che abbiamo fatto con le farmacie, dove ad esempio le idee ci siamo confrontate, alcune idee sono state recepite, alcune no. Ho ammesso che ad esempio la mia idea sulle farmacie di vendere alcuni locali rimaneva, però dopo la prova dei fatti che anche il piano industriale predisposto dal dottor Tranchida col dottor Colasanto sta dando i suoi frutti e quindi bisogna riconoscere. In questo senso mi sento quindi di condividere integralmente la delibera, anche se ne sono negli aspetti generali come linea indirizzo, e quindi di darle tra virgolette insieme alla consigliera Landucci per quello che può valere, però il peso politico di qualche anno che abbiamo fatto di lotte può ancora valere in quest'Aula, un assenso politico
nella linea che ha intrapreso e di fiducia anche nell'operato del dottor Tranchida. Le riserve le faremo eventualmente poi sui singoli provvedimenti e sui singoli interventi che verranno fatti poi dal dottor Tranchida d'intesa con lei, e quindi poi dopo quando saranno portati in aula, in commissione in discussione. Grazie. Grazie consigliere Lamiranda. Gruppo Verso Sesto, consigliere De Noia, prego. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole. Io per inciso volevo dire anche, fare anche un'altra considerazione. Prima si è parlato appunto dei sindacati, dei dipendenti che devono essere coinvolti, ci deve essere trasparenza e tutto. Per completezza, io nel mio intervento non l'ho detto, però se è vero che bisogna ascoltare i sindacati, i dipendenti, bisogna raggiungere tutti capillarmente per renderli consci dei cambiamenti che ci sono, poi è anche vero che ci sono dei dirigenti che devono prendere queste scelte, e noi crediamo anche che i dirigenti debbano avere l'opportunità non solo di essere valutati dai dipendenti, ma anche di poter scegliere, di prendere serenamente le loro scelte. Grazie. Grazie. Consigliere De Noia, gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Caponi, prego. Grazie Presidente. La nostra lista civica, il nostro gruppo non si è mai sottratto al confronto, alle proprie responsabilità, e non ha mai sottratto, ha mai negato un voto sulle buone proposte che ritenevamo formulate nell'interesse della città. Noi non abbiamo condiviso il metodo, ma credo che il dibattito di questa sera, la sintesi e il senso di responsabilità che è emerso dovrebbe indurre il sindaco ad aprirsi un po' di più nei confronti del Consiglio. Ecco, è mancato questo pezzo di coinvolgimento, di condivisione iniziale, ma l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, soltanto per un senso di rispetto nei confronti di tutte le parti in causa, ma ciò non toglie che il progetto, la struttura in sé ci vede assolutamente favorevoli, e anzi da tempo auspicavamo questo tipo di intervento. Ciò non toglie che noi, pur manifestando il massimo rispetto e stima per il dottor Tranchida, al quale diamo anche noi un mandato con il nostro voto favorevole, ma insomma noi vigileremo come opposizione sull'applicazione di queste linee guida. Grazie, il nostro voto è favorevole. Grazie consigliere Caponi. Gruppo Partito Democratico, consigliere Tremolata, prego. Sì, grazie. Il fatto che il nostro voto sarà favorevole viene da sé da tutti gli interventi che sono stati fatti dai miei colleghi, quindi evito di ripetermi, e ci fa piacere che questo consenso sia partecipato da in questa sala. Devo però iniziare con evidenziare una contraddizione tra chi vantava una primogenitura nel aver già detto nel passato che questa cosa andava fatta, e poi però il fatto di dare questa delega in bianco troppo vaga e troppo generica lo considera troppo poco per proseguire nella giusta direzione. Nonostante tra l'altro ci siano state aperture a tutte le richieste che sono state fatte dalle slide, come hai detto, ordine del giorno, qualsiasi cosa è stata chiesta, l'abbiamo fatto convintamente, però ci aspettavamo un risultato diverso. Non c'è nessun problema, ci prendiamo la responsabilità e andiamo avanti, però evitiamo di fare la gara della bambolina, perché non è il caso. Noi ci abbiamo pensato e noi questa sera ci prendiamo la responsabilità di farlo. Noi, voglio dire, i consiglieri che sono seduti da questa parte, gli assessori che sono seduti dietro lì e soprattutto il sindaco, perché a un certo punto nella discussione sembrava quasi che il dottor Tranchida, piovuto come Deus ex machina all'interno della sala consigliare, fosse qua a proporre una cosa che aveva pensato lui, e qualcuno ha anche detto testualmente a tenere a bada la politica da ora in poi, come se fosse in contrapposizione con la politica. Ecco, non è proprio così. Contro l'ipocrisia di chi aveva fino al 2014 governato. Non è proprio così, come hai già detto, alcune scelte erano state fatte da subito dall'amministrazione comunale. E questo va nel solco, la scelta del dottor Tranchida va nel solco di questa scelta già fatta, e quindi si prosegue in un disegno politico che era già scritto da inizio. Un'altra cosa che anche a me ha lasciato abbastanza allibito è il fatto che sia vietato ringraziare chi fa bene il proprio lavoro. Io lo trovo un gesto educato, di stile, e poi tra l'altro è una cosa che costa poco, e chi gestisce aziende sa che per incentivare chi fa bene il proprio lavoro non c'è niente di meglio che ringraziare. Quindi
tutti hanno approvato il fatto che il personale dell'amministrazione comunale va rimotivato, però poi non possiamo neanche ringraziarlo. Lo trovo anch'io una cosa che... Certo. Quindi, sto dichiarando il voto del Partito Democratico, è molto convinto e riprendo come ultimo elemento di voto favorevole il fatto che non è che uno fa una scelta, quando uno fa la scelta è solamente perché nel passato ha sbagliato e deve correggere qualcosa. Alcune volte, l'ha già spiegato il sindaco, si fanno delle scelte perché i tempi cambiano, quindi perché sennò sarebbe come dire che adesso stanno facendo la variante di Valico perché era sbagliato il progetto dell'autostrada del sole, no, è cambiato il volume del traffico e quindi si fa qualcosa di diverso. Quindi anche in questo caso i tempi sono cambiati, la macchina comunale è chiamata a rispondere a sfide nuove di efficienza e di criteri di servizio che sono moderni, e quindi è stato dato mandato al dottor Tranchilla di portare avanti questa riorganizzazione, della quale siamo pienamente convinti. Grazie. Grazie al consigliere Tremolada. Io voglio fare un elogio a tutti i consiglieri per la bella discussione che è nata piena di responsabilità. Grazie a tutti, intanto andiamo in votazione. Un attimo, inizio votazione, prego. Mettiamo in votazione la delibera indicata al quarto punto comprensivo dell'emendamento approvato. Prego, inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti 22, contrari nessuno, astenuti 2, favorevoli 20. Il Consiglio approva. Un attimo che c'è la seconda votazione. Sì. A tutto non la fa uscire. Procediamo. Procediamo con la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Inizia votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti 22, contrari nessuno, astenuti 2, favorevoli 20. Il Consiglio approva. L'ultima votazione, un attimo che ci sono i verbali, un attimo. Procediamo alla votazione dei verbali delle sedute consiliari del 24/11/2014, 15/12 delle ore 20. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti 21, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 21. Il Consiglio approva. Grazie, buonanotte a tutti, la seduta è tolta.